Non vi nascondo, non riesco probabilmente a nascondere la mia emozione per la vostra presenza, perché siete veramente numerosi e sono arrivati tanti messaggi di ringraziamento perché finalmente la Camera dei Deputati si occupa di un tema che dal mainstream, lontana dalle istituzioni più importanti di questo Paese. Quindi è arrivato il momento di iniziare a parlare di un tema importantissimo e fondamentale per qualsiasi paese, non solo per l'Italia. Infatti abbiamo anche un ospite che è un professore universitario dell'Università di Reykjavik e che insegna anche a Gothenburg in Svezia, che è Asgeir Torfason. E ha analizzato attentamente, ci presenterà uno studio un po' tecnico, avremo un traduttore, quindi non vi preoccupate, sarà tutto tradotto in italiano. È un po' tecnico ma spiegato con parole molto semplici, che analizza i flussi in entrata e in uscita all'interno dei bilanci bancari. Inizieremo questo nostro convegno con l'intervento di Nino Gallone, conoscete un pezzo un po' di tutti. Sì, no, presento prima i relatori, prima gli ospiti e poi i padroni di casa, padroni tra virgolette, padroni qua non ce ne sono, ricordiamo questo. Gli ospiti, dopo Nino Gallone parlerà Marco Della Luna, avvocato, psicologo, e ha scritto tantissimi libri che parlano di questo tema, diciamo che è uno degli scrittori che mi ha più appassionato inizialmente quando ho iniziato a affrontare anche io, a cercare di capire come mai ci fosse questa differenza così importante tra un deposito e un deposito bancario. E dopo Marco Della Luna avremo l'intervento del professore Torfason, subito dopo parlerà Nicoletta Forcheri, una ricercatrice di studi monetari, successivamente a Nicoletta Forcheri parlerà il presidente dell'associazione Moneta Positiva Fabio Conditi e finiranno gli interventi con il dottor Alessandro Govoni, che è un CTU, quindi un tecnico di un tribunale, esperto in diritto bancario, e ci parlerà di qualcosa che, a dir la verità, non ho mai letto da nessuna parte. Quindi sarà un momento importantissimo e riusciremo alla fine di questo argomento, alla fine di questi interventi, a fare un dibattito sia col pubblico che con i giornalisti. Devo purtroppo ribadire la mia... diciamo, sono rimasto un po' male, devo ammetterlo. Abbiamo invitato Banca d'Italia perché capito bene. Che pretese! Non voglio litigare con pretese. Però volevamo giustamente la banca centrale di missione di questo paese, l'ex banca centrale di missione di questo paese, sappiamo tutti. Però questo problema di indipendenza non ha permesso la loro partecipazione. Dopo due settimane mi hanno comunicato che non partecipano a nessun evento di gruppi parlamentari perché sono indipendenti. Sapete bene che la banca dello Stato è indipendente dallo Stato. È una follia, se lo fosse. Le scambi epistolari, Andreatta, ormai questa è storia, tramutati poi nel decreto sul sistema europeo delle banche centrali, che ha permesso questa proprio e quindi non avremo Banca d'Italia. Dopodiché abbiamo contattato l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, abbiamo contattato Intesa San Paolo e Banca Popolare di Milano, perché è giusto che argomenti del genere vengano dibattuti con le controparti interessate, perché nessuno di noi ha la verità o ha scienze esatte o racconta scienze esatte, ma le scienze esatte probabilmente vengono dopo un confronto, un dibattito tra le parti interessate. Abbi 6 giorni fa mi ha comunicato che per impegni imprevisti proprio in questi giorni non poteva essere presente, dopo un paio d'ore Intesa San Paolo la stessa cosa e Banca Popolare subito dopo. Spero si possa rinnovare questo momento con la partecipazione anche delle controparti. Però quello che penso di poter promettere anche a nome di Carlo Sibilia, che sarà il primo a intervenire dopo i relatori, Daniele Pesco che interverrà a metà della relazione dei nostri relatori,
credo di potermi permettere di dire che forse è arrivato il momento di chiedere anche all'interno della Commissione Finanze un ciclo di audizioni in merito proprio alla creazione del denaro da parte delle banche commerciali. Penso sia arrivato. Vi lascio ai relatori che sono molto più interessanti di me e iniziamo con il collega Carlo Sibilia. Vieni qua, sì. Il primo libro dello scrittore di fantascienza James Ballard fu Il vento dal nulla. Un vento sempre più forte soffia ovunque e la sua intensità aumenta giorno dopo giorno. La sua origine è sconosciuta e il vento cessa soltanto quando l'ultimo lo dice a me. Questo vento è oggi il denaro dal nulla che sta infettando le economie e gli stati che ne vengono travolti. Bravo Palla. 2014 sul blog del Movimento 5 Stelle, veramente sul blog di Beppe Grillo, veniva fuori queste poche righe che ancora oggi, e permettetemi con questo quindi di ringraziare voi e lasciatemi un po' di autoreferenzialità, di poter dire che il Movimento 5 Stelle è restato, è purtroppo la sola forza politica attualmente in Parlamento a trattare questo tema così importante e fondamentale, che è una questione vitale, che è una questione vitale, è un tema fondamentale, io lo definisco il tema dei temi, la sovranità monetaria, la proprietà della moneta e quindi la possibilità di creazione dal nulla della moneta. Ecco, io da molti anni mi pongo la domanda, ma di chi sono i soldi? E se i soldi sono dello Stato, allora perché ce li prestano? Diceva in Apocalisse Morbida 1998 sempre Beppe Grillo, che è giusto anche ricordare come poi arrivano all'opinione pubblica questi eventi. E mi sono detto 3 anni e mezzo fa, quando sono arrivato in Parlamento, ho detto, cavolo, ci siamo vicini, ce l'abbiamo fatta, siamo proprio nel luogo dove si sceglie dove devono essere usati questi famosi soldi pubblici. E alla fine devo dire che dopo poco tempo le cose mi si sono chiarite in maniera abbastanza netta. Dopo poco tempo ho capito che il potere non è più nelle mani del Parlamento e non è più neanche nelle mani del governo, ma scientemente appaltato dai partiti alle banche d'affari e alle banche commerciali. Bene. E ora che si sappia, io vi devo dire che in pochi mesi noi abbiamo realizzato come forza politica emergente un record forse di proposte, all'inizio sotto forma di emendamenti, già dopo pochi mesi, ma poi abbiamo realizzato delle vere e proprie proposte di legge articolate. Mi viene in mente quella per esempio del reddito di cittadinanza, chi non la conosce? Ormai è diventata il dibattito principe della politica italiana, abbiamo messo questo come punto fondamentale della politica, 780 euro a ogni cittadino italiano che sia disposto ad intromettersi in un percorso di lavoro, che voglia cercare lavoro e che voglia dare la propria disponibilità alla comunità, 3 chance, 3 offerte di lavoro, dopodiché cessa questo diritto. Immaginate con questa misura una vera e propria economia che reimmette sic stantibus rebus, quindi senza toccare il potere della creazione del denaro dal nulla, reimette 15 miliardi nel sistema produttivo italiano, perché le persone che avranno bisogno di questi soldi sono persone che li spenderanno con ogni probabilità, perché sono al di sotto della soglia di povertà. Immaginate tutte le pensioni minime oggi a 4,50 diventare 780 euro, una mano dal cielo, e in realtà una mano dello Stato che dovrebbe essere un diritto. Penso alle proposte di riforma della legge Fornero che è stata imposta agli italiani perché bisognava salvare l'Italia, stavamo spendendo dei soldi, ma quando è successo? Com'è possibile che il Salva Italia poi non ha effettivamente salvato questa Italia? E poi mi viene in mente un giorno del 2013, novembre 2013, quando in Parlamento presentammo un emendamento per dare 4 milioni di euro alle popolazioni sarde che erano state colpite da un'alluvione. Ebbene, in quell'alluvione ci furono 16 morti e 2.000 sfollati. Ricordo come fosse ieri questo avvenimento, si votò in Parlamento
e la maggioranza votò contrario. Perché negare 4 milioni di euro per ricostruire, cosa che oggi non potremmo fare? Se non dicessero diamo 4 milioni di euro alle popolazioni terremotate del terremoto di questi giorni, sarebbe uno scandalo. Eppure il Partito Democratico lo fece, la maggioranza lo fece. E sapete qual era la scusa? Non ci sono i soldi. Ma questi soldi non ci sono mai, non si trovano mai in nessuna maniera, e addirittura anche la riforma costituzionale ci viene propinata. Noi stiamo, il governo ha deciso di imporre una riforma di 47 articoli della Costituzione, e il motivo principe qual è? Perché si risparmiano 57 milioni di euro. Cioè, non passeranno. Noi stiamo cambiando 47 articoli della Costituzione per risparmiare dei soldi. I soldi sono il tema fondamentale della politica, sempre di soldi si parla. Ci fate caso, è solo quello il problema. Allora, io mi chiedevo il 25 giugno 2013, da dove arrivano i soldi? Di chi sono i soldi che abbiamo in tasca? Mostrava una banconota da 20 euro all'allora presidente del Consiglio Enrico Letta, atti pubblici, cose già accadute in questo Parlamento. A Renzi non gliel'ho chiesto perché Renzi probabilmente mi avrebbe fatto rispondere dai suoi finanziatori della fondazione Open, che ancora oggi sono occulti, perché evidentemente sono quelle banche d'affari, quelle zone dell'industria oscura che evidentemente lo finanziano, visto che non vuole dirci chi sono, probabilmente possiamo pensare che siano proprio le banche d'affari, magari la JP Morgan. Bravo. che ci detta quali sono le linee del tema. Il potere della creazione del denaro da parte delle banche è stato riconosciuto e pubblicamente dichiarato in un'intervista resa lo scorso l'anno 2014 dal compianto consigliere generale della Banca di Francia Bernard Marie, deceduto lo scorso 7 gennaio 2015 a Parigi nel vile attentato di Charlie Hebdo. Il governatore della Banca d'Italia e proprio presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi definiva la moneta immaginaria già nel 1936 e diceva ai signori principi: innalzano il signoraggio nei tempi calamitosi di strettezza finanziaria allo scopo di procacciarsi una qualche momentanea entrata. Oggi siamo oltre, oggi siamo arrivati oltre queste dichiarazioni, perché nel bollettino, nel quarterly bulletin, il primo quarterly bulletin del 2014 della Bank of England, che non è certo un'istituzione grillina, la certificazione di questo potere di creazione della moneta dal nulla è palese. È dichiarata da una banca, dalla Banca Centrale d'Inghilterra, che grazie al cielo nel paese in cui è stato pubblicato ha provocato un dibattito parlamentare. Il 20 novembre 2014 la Camera dei Comuni ha discusso sulla creazione di denaro da parte delle banche commerciali e se questo importante potere non debba essere invece affidato direttamente al governo o alla Banca d'Inghilterra. Cioè, noi arriviamo con 2 anni di ritardo e purtroppo solo allora spinti dalla forza del Movimento 5 Stelle, perché nel Parlamento italiano, cari signori, di queste cose non si parla. Questa situazione di falsa povertà in mezzo all'abbondanza, di falsa scarsità di moneta, che giustificherebbe l'applicazione, io direi sadica, di inutili regimi dell'austerity, impedisce il rispetto del contratto sociale che vorrebbe gli stati garanti della sussistenza almeno di base dei cittadini. Il denaro in circolazione non ha più niente a che fare con la realtà. Si stima che il debito totale del mondo ammonti a 200 trilioni di dollari, mentre la produzione mondiale annua, cioè il PIL, è di 70 trilioni di dollari, circa un terzo. Una bolla enorme che è destinata ad esplodere con strascichi pesantissimi per le vite dei cittadini. Del resto, questa creazione monetaria ce l'abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. Ma è o non è Mario Draghi che ogni mese con il quantitative easing da 80 miliardi che purtroppo rimangono in pancia alle banche centrali degli stati? O sbaglio? E Nico lo fa o lo fa qualcun altro? Esiste già, è certificato questo potere. Ma poi la stessa Banca Centrale Europea aveva teorizzato il famoso helicopter money nel marzo 2016, pochi mesi fa. Helicopter money, cioè dare dei soldi all'interno dei conti correnti bancari dei cittadini. Questo lo ha detto l'economista Dave Turner ed è stato riportato da Vito Lopes sul Sole 24 Ore, quindi non certo un grillino. È ovvio che alla base deve esserci un controllo di natura politica, ma il privilegio di creare moneta non può essere lasciato alle grandi banche private come accade oggi. Questo denaro creato, quindi andiamo un po' più nel tecnico,
è usato per effettuare impieghi e prestiti e non viene contabilizzato nelle attività bancarie all'atto della sua creazione, rendendo per tale ragione incompatibile rispetto ai principi di contabilità IAS e FRS l'iscrizione degli impieghi verso clienti e banche tra le voci dell'attivo di bilancio. Si tratta, a ben vedere, di una liquidità effettiva, ovvero di moneta legale, dal momento che la stessa, una volta erogata a beneficio dei clienti sotto forma di prestiti, va ad alimentare i depositi bancari che la Banca Centrale Europea annovera all'interno dell'aggregato M1 come componente dell'offerta di moneta. Peraltro, in base alla definizione ufficiale di asset indicata dagli IFRS, riportata nella sezione 2 del paragrafo 2.6-2.36 dello Statement of National Accounting Concept emesso dall'OIASB, perché parlo così? Mi sembra un pazzo, ma in realtà qua se non parli così ti dicono che sei da TSO, e quindi questo è il motivo per il quale puoi essere preciso e andare fino in fondo. Un'attività è definita risorsa controllata da un'entità in quanto risultante da eventi passati e dalla quale la stessa può aspettarci benefici economici futuri. È quindi evidente che in assenza della preventiva contabilizzazione della massa monetaria creata dalla banca, i vari bilanci di esercizio delle banche non risulterebbero conformi a quei principi sanciti da IAS e FRS, ai quali le note di bilancio delle stesse banche dichiarano di fare riferimento. E allora, in linea con queste evidenze, nel dicembre 2014 Richard Werner, che è un professore di International Banking all'Università di Southampton, ha confermato quanto rivelato dalla Banca Centrale Inglese e ha pubblicato un paper scientifico proponendo di togliere alle banche commerciali il diritto di creare moneta dal nulla. Werner ha citato anche l'esempio di creazione di denaro che interviene quando le banche si ricapitalizzano acquistando obbligazioni proprie, cioè la sorta di autocapitalizzazione. Invece di occuparsi di questo problema, qual è stato il pensiero della politica, del governo? La politica di Renzi qual è stata? Fondere, affuso, non sto chiaramente parlando dei suoi neuroni, ma sto parlando delle banche, banche su banche fuse, cancellando il sistema delle banche popolari, che era l'unico polmone, dati alla mano, di erogazione di credito alle piccole e medie imprese, che in tempo di crisi erano riuscite a mantenere in piedi il sistema. Ha seguito poi pedissecamente il modello americano in un sistema che di americano, come il nostro, non ha nulla. Avevamo il sistema bancario più solido del mondo, delle banche granitiche come Monte dei Paschi di Siena, che hanno resistito a tutto, pestilenze, guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, hanno resistito a tutto, ma non hanno resistito al Partito Democratico. Questi personaggi si sono trasformati in camerieri dei banchieri, non rendendosi conto, o forse sì, di essere schiavi di questo enorme potere. Avendo ovviamente questi interlocutori con i quali avete a che fare, noi del Movimento 5 Stelle parliamo con queste persone qua, cioè sono quelli che distruggono il sistema bancario, purtroppo nel Parlamento c'è questa gente qua, abbiamo dovuto dare inizio a un percorso che è cominciato per me nel 2014 fino al 2016, ho iniziato a frequentare e a intervenire nelle assemblee di tutte le più grandi banche italiane, anche banche popolari delle quali sono diventato anche a fatica socio. E questo ovviamente devo ringraziare l'aiuto di un gruppo di ex risparmiatori della ex Banca Meridionale, che sono poi dovuti confluire in Capitalia, poi in Unicredit, quindi una lunghissima storia che parte dall'inizio degli anni 90, che tutti gli anni e tutte le volte che c'è un'assemblea invitano tutti i parlamentari, e io devo dire che tutte le volte che ci vado non sento mai nessun parlamentare intervenire in un'assemblea bancaria. Ognuno è libero di applicare la politica che crede, ma noi preferiamo la sovranità monetaria. Il PD preferisce lasciare il potere alle banche private, legittimo, per carità, è un'idea, va bene così, ma rinnegare il fatto che esista questo potere è veramente difficile. Brava. D'altro canto, cioè, chi più di tutti ha voluto ridicolizzare il tema sono proprio quei figli delle attuali teorie economiche. Infatti non a caso il consigliere economico di Matteo Renzi dà dei matti, da persone da TSO, a chi si permette di mettere in discussione che esiste questo potere di creazione del denaro da parte delle banche. Ma poi questi soggetti qua, dico io, che cosa hanno prodotto a livello economico? Vi cito due dati, due. Debito pubblico 2.347 miliardi di euro, debito un record storico, disoccupazione 12,4%, in perpetuo rialzo dal 2010 ad oggi, 18esimi per investimenti all'estero e 64,8% di tassazione sulle piccole e medie imprese, cioè una piccola e media impresa
lavora per pagare il 70% di tasse. Se secondo voi questi sono dei dati che possono far avere degli applausi a queste persone, allora facciamogliene pure. E io già me li vedo questi signori della moneta, i banksters, che ci vengono a dire ma allora voi che cosa proponete? Perché poi c'è sempre questo gioco, no? Voi che cosa proponete? Hanno sfasciato il sistema per anni e poi pretendono che un sindaco del Movimento 5 Stelle metta in piedi una città che è da 30 anni che se la rispolpano tutti i partiti politici. Bravo! Io direi soltanto che vado a conclusione e faccio un piccolo esempio. Che cosa proponiamo? Unicredit è il più importante gruppo bancario italiano e partecipa alla privata Banca d'Italia per il 22,11%, che a sua volta partecipa alla BCE, che se non erro è anche in altre istituzioni bancarie come la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, che a quanto pare dice di non sapere nulla della creazione monetaria. Ora che il popolo è sovrano, o almeno fino a quando non si dirà che non lo è più, ai signori principi si sono sostituiti i signori banchieri e non le amministrazioni di Stato. È per questo che non ci sono mai soldi, perché chi li crea non ne risponde nemmeno contabilmente. I 220 miliardi di euro di impieghi della capogruppo Unicredit S.p.A. e i 479 miliardi di euro del gruppo Unicredit non hanno un padrone certo alla nascita, e questo accade pure per gli impieghi annuali complessivi di 1.800 miliardi di euro dell'aggregato delle banche della penisola, secondo quanto asserito dal governatore della Banca d'Italia di Sud. E così, da una parte gli azionisti delle banche non vedono corrispondersi il giusto dividendo sulle azioni, ma dall'altra nemmeno il resto della comunità può beneficiare di questa torta, che bisogna chiedersi a questo punto chi se la mangia. La creazione responsabile di denaro, e quindi senza il gettito giusto per l'erario, costringe lo Stato italiano ad una fiscalità oppressiva ed insensata, come quella che oggi stiamo vivendo, la quale porta via il necessario ai cittadini, lasciando però i grattacieli e esentasse ai banchieri. È giunto il momento, e questo mi ricollega alle parole di Alessio Villarosa, è giunto per noi il momento fondamentale di affrontare la correttezza della contabilizzazione del denaro. E chi, se non le banche più importanti, la magistratura ovviamente, la Consob, Banca d'Italia, chi altri se non questi player e questi soggetti ci possono dare delle indicazioni su come si fa? È possibile che i maggiori azionisti delle più grandi banche italiane non capiscono che la rovina della società italiana fa male anche alla stessa banca? È possibile che ancora oggi, come già nel 35 diceva Irving Fisher, i banchieri si rivelino quelli meno indicati a fare addirittura dello stesso interesse? Che senso ha desertificare economicamente il futuro di un popolo per qualche banchiere? Quando non ci saranno più redditi, forché quelli dei banchieri, solo allora si capirà e si ammetterà che le banche, così come fanno ora, non hanno più bisogno dei depositi perché se li creano a proprio piacimento. Il potere di creare moneta dal nulla permette alla JP Morgan di uscirsene con il bollettino del 28 maggio 2013 e dettare le linee guida che Renzi ha seguito pedissequamente in questa modifica dei 47 articoli della Costituzione. E questo è anche uno dei motivi, insieme agli altri, insieme allo scippo del voto per i senatori, per il quale il 4 dicembre bisogna assolutamente andare a votare no a questo referendum. Bravo! Che non c'è complotto, è un fatto acclarato da istituzioni finanziarie riconosciute a livello internazionale. Esiste questo potere, dobbiamo solo ragionare su come regolarlo. È l'unica via possibile, altrimenti le conseguenze saranno disastrose. Mi sarebbe piaciuto farlo qui, oggi pubblicamente, perché io l'ho fatto, sono stato a casa di questi signori, sono stato a casa di Giarda all'assemblea di BPM, sono stato a casa di Moltraso all'assemblea di UBI, sono stato a casa del signor Vita all'assemblea di Unicredit e sono stato pure all'assemblea di Mediobanca. Con loro ci ho parlato alle loro regole e noi avevamo chiesto di essere qui a tutti questi signori, che ci hanno risposto con un due di ditte. E allora chiudo auspicando che questo sia soltanto l'inizio per finalmente poter riacquisire quella sovranità monetaria, e questo cammino parte dal 4 dicembre. Grazie. Bravo, bravo. Sempre sta con te, ma non è ancora. Ora vi presento
l'avvocato, psicologo, non so come chiamarti, una volta laureata e ancora non l'ho capito, Marco Della Luna, che ci parlerà, ci farà una tesi, ci racconterà una tesi generale sul tema, per poi raccontarci alcune esperienze dirette con alcune ordinanze, parliamo di Bolzano, secondo me qualcuno già sa, che sono di un'importanza fondamentale. Vi presento Marco Della Luna. Grazie innanzitutto agli amici del Movimento 5 Stelle che hanno organizzato questo importante evento. A tutti porgo il saluto mio e di Marco Saba, che per ragioni tattiche legate all'attività giudiziaria che abbiamo in corso ha scelto di non venire, ma ha condiviso informazioni che sono state utili per la mia presente relazione. Stanti gli strettissimi tempi a disposizione e la quantità di cose da dire, contrariamente alle mie abitudini, ho preparato una relazione scritta che leggerò e che già potete trovare sul mio blog www.marcodellaluna.info, assieme a materiale utile per una certa azione che spiegherò presto. Il sistema monetario che vi delineerò oggi, nella sua realtà molto cruda e sorprendente, è oramai riconosciuto, ammesso nelle sedi non popolari, ma nelle sedi tecniche, dalle stesse autorità monetarie, da KPMG, la società di auditing, e persino da qualche giudice. Ultimamente abbiamo avuto una pronuncia importantissima a Bolzano, qui il precedente relatore ha fatto cenno. Questo sistema monetario e creditizio ha caratteri tanto apertamente incostituzionali e illogici, insieme distruttivi, violando soprattutto il principio di eguaglianza e quello di sovranità dello Stato, che, se reso noto questo sistema, rivela come radicalmente ingiusti e delegittimati gli stessi ordinamenti dello Stato e dell'Unione Europea nel loro complesso. Esso in realtà esprime il vero sistema di potere politico e di interesse e di rapporti di forza che si nasconde dietro la facciata delle norme ufficiali e degli Stati e della democrazia formale. Come conferma lo stesso fatto della imprevista ritirata degli esponenti del mondo bancario che avevano dapprima aderito all'odierno convegno e che tutti insieme poi si sono fatti indietro. Per loro questo è un evento particolarmente minaccioso perché segna la fine, il funerale del loro storytelling e dello storytelling delle istituzioni. In base al quale sono stati imposti non solo i sacrifici, ma anche le trasformazioni dell'ordinamento giuridico e ultimamente si cerca di realizzare una certa riforma costituzionale di cui non è possibile purtroppo aggiungere qualcosa a quello che già ha accennato l'onorevole Siviglia, molto giustamente. In breve, lo schema del sistema monetario e bancario. Le banche, contrariamente a quello che si crede, non prestano il denaro che ricevono in deposito o come investimento dagli obbligazionisti. Le banche il denaro lo creano lì per lì con operazioni puramente scritturali monetarie. Parliamo di denaro scritturale, quindi. E lo usano per eseguire prestiti, ma anche per fare investimenti, per pagare, per fare il trading. Non vi è alcuna legge che li abiliti a fare questo, a creare moneta, a chiamarla col nome della valuta legale. Esse inoltre non registrano nei flussi di cassa questa creazione, che è un ricavo perché aumenta il loro potere d'acquisto, e non pagano tasse su questa creazione, e gli effetti cumulativi di tutto ciò
hanno prodotto nel tempo una destabilizzazione profondissima del sistema. E il passaggio da un'economia di produzione, consumo e lavoro a un'economia dove il grosso del profitto si fa in poche poche mani, si fa generando, coltivando e gestendo nella loro fase esplosiva finale le bolle speculative, finanziarie e anche immobiliari. Fino ad ora, quando in giudizio si eccepiva il mutuo non è valido perché la banca non aveva i soldi che dice di aver dato e non ha dato soldi, ma ha fatto solamente una scrittura di accredito su un conto di disponibilità, oppure si diceva la banca sì, sempre che abbia dato soldi, ma siccome non li aveva materialmente, non aveva valuta legale, non aveva i fondi e non ha movimentato il bilancio, quindi li ha creati, ma la banca non può creare denaro. Bene, quando si facevano queste obiezioni per contestare la validità dei mutui, i giudici rispondevano, Corte Cassazione ha consolidato la sua giurisprudenza in questo senso, sì va bene, ma la banca in realtà mette a disposizione in senso giuridico quei soldi, anche se non li dà, e questo equivale a darli, quindi il mutuo c'è ed è valido. Bene, oggi abbiamo una novità. Dal 6 settembre di quest'anno abbiamo un'ordinanza del Tribunale di Bolzano, di un giovane giudice, il dottor Werner Mussner, che dice una cosa molto diversa. Dice che le banche creano denaro, denaro scritturale, e lo dice perché la banca in questione, la Banca Popolare dell'Alto Adige, ha detto sì, è vero, io lo creo. Cosa ha detto? 6 settembre? Ma sì. Oggigiorno ancora, quasi sempre, quando presenti come avvocato a un giudice questo problema, il problema è che la banca non dà il denaro o non ha il diritto di crearlo, il giudice o finge di non capire o non capisce proprio. Più facile, è molto più facile. È molto più probabile. Sì. Eppure abbiamo le fonti ufficiali che dicono che è così. Abbiamo nella pagina internet della Banca Centrale Europea intitolata Cos'è la moneta? Si dice che la moneta interna, ossia i depositi bancari, è una forma di moneta che viene creata e può essere annullata nel settore privato dell'economia, nel settore privato, quindi non della banca centrale di emissione. Il 7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vicepresidente della BCE ha ammesso le banche creano denaro creando un deposito corrispondente quando concedono un credito. In sostanza, come confermato dalla società di auditing internazionale o revisione KPMG nel rapporto al primo ministro islandese pubblicato il 5 settembre 2016 a pagina 5, quando le banche commerciali effettuano prestiti alla clientela creano denaro mediante l'emissione di depositi sul conto corrente del cliente. Questo espande il bilancio delle banche, su cui le banche centrali hanno un controllo limitato. KPMG. La prassi di creazione monetaria da parte delle banche di credito è stata ammessa, dicevo, ultimamente dalla Banca Popolare dell'Alto Adige in un procedimento esecutivo immobiliare numero 216 del 2014 davanti al Tribunale di Bolzano, il quale nell'ordinanza del 6 settembre 2016 afferma che le banche possono creare moneta scritturale e scritturalmente, chiamandola euro, e che lo fanno e lo possono fare perché questo non è proibito da alcuna disposizione di legge. Pare giusto. Vero. E allora, perché infatti tutto quello che non è espressamente proibito è lecito. Fino a prima, come diceva la tesi dei giudici, era quella della messa a disposizione giuridica. Oggi si ammette invece che la banca crea denaro, si noti il viraggio di 180 gradi. Però è la banca che ha dato il là al giudice. Il giudice non ha detto dopo noi di sua iniziativa, non è farina del suo sacco, è la banca che gli ha detto guarda che è così, sì sì è così. Nel nostro sistema il grosso della creazione di euro, ma anche di dollari sterline eccetera, viene fatto ormai apertamente, si parla del 92%, apertamente con il benestare delle autorità monetarie, dalle banche commerciali, privatamente, senza controllo da parte delle banche centrali che dovrebbero controllare in Europa, nell'area dell'Eurozona, in base agli articoli 127 e 128 del Trattato di Lisbona, che assegnano alla BCE il compito di regolare la massa monetaria per evitare l'inflazione,
Ma ovviamente non è possibile perché la BCE controlla l'emissione della moneta, della carta moneta, della moneta da parte del sistema europeo, delle banche centrali, ma non controlla, cioè non dirige quello delle banche commerciali, chiamiamole così. È un bluff. Viene fatto questa creazione monetaria, viene fatta allo scoperto, senza copertura aurea di moneta legale, mediante semplici scritturazioni a costo zero, attraverso la creazione di importi, sia per eseguire i prestiti, sia per eseguire investimenti, pagamenti. Quindi noi abbiamo un cartello privato bancario che detiene ed esercita in regime di monopolio la sovranità monetaria, condizionando con essa l'economia e la politica, le legislazioni. Eppure, badate, nessuna norma di legge autorizza le banche commerciali a creare moneta, ancor meno le autorizza a creare l'euro, cioè la moneta legale. Però lo fanno, e anzi il farlo è il loro core business. Esse sono innanzitutto fabbriche di soldi, e lo sono in base a una potestà che si sono prese di fatto. Questo è un bellissimo esempio di libero mercato, libera volpe, il libero pollaio. Qualche barancaio e quel giudice che dicevo prima hanno scritto che le banche hanno diritto di creare euro scritturali, perché creare euro scritturali non è esplicitamente proibito né riservato alle banche centrali, e tutto ciò che non è proibito o riservato è lecito. Benissimo, ma allora, se per creare euro non necessita una legge che mi autorizzi a farlo, perché non creano l'euro anche gli stati e le pubbliche amministrazioni, anziché tagliare i servizi, triplicare i tributi e affondare i debiti? Non lo fanno per far guadagnare i banchieri a spese dei contribuenti e per aumentare il loro potere politico? Direi di sì. E perché non fanno creazione monetaria a quel modo anche le imprese e le famiglie per rimborsare i debiti alle banche? Perché non creano anch'esse moneta con semplice registrazione contabile? È moneta creata contabilmente esattamente identica a quella che le banche hanno prestato loro. Quindi le banche, per il principio di reciprocità stabilito nel contratto stesso in cui il cittadino o il cliente ha ricevuto denaro scritturale, anche le banche devono accettare indietro il denaro scritturale. Ho quindi iniziato causa per clienti che si sono messi a pagare, che sono centinaia, non i miei clienti, ma coloro che l'hanno fatto, che si sono messi a pagare le banche in questo modo, cioè creando moneta secondo uno schema e una lettera che io ho pubblicato nel mio sito che precedentemente ho indicato e messo a disposizione nel mio website. Vedremo che cosa escogiteranno ora i giudici per dire che questo pagamento non vale. Potranno dire di tutto, tranne la verità. Ossia, non potranno dire che le banche possono creare denaro, e solo esse lo possono fare, perché le banche hanno la forza di dominare la società, la politica e la giustizia. Might is right. È la forza e il diritto. Il giudice non lo può dire, perché se ammette che la forza e il diritto nega la propria utilità. Il giudice ha ragione d'essere fin tanto che la forza non è il diritto. Per quanto paradossale e impraticabile, questo metodo di pagamento, impraticabile se diffuso e generalizzato, questo metodo di pagamento mediante creazione fatta in casa di denaro contabile, questo metodo di pagamento consegue da quello che si è detto sopra, cioè da quello che è realmente il sistema monetario. Se le banche possono creare la moneta contabile chiamandola euro, perché non è proibito? Allora non è proibito anche per noi cittadini, non è proibito per le imprese, allora perché non lo fanno? Perché non sono stato? Perché non lo fa il comune? La giustificazione è importantissima. La via d'uscita migliore ovviamente sarebbe quella, ma ne parlerà penso l'ingegnere Conditi, della creazione del denaro da parte dello Stato sotto una sorveglianza di un organismo indipendente. È un altro capitolo. Oggi però gli Stati accettano questo monopolio privato delle associazioni bancarie private. Pagano con la loro moneta, la moneta delle banche private, e la richiedono dai cittadini in pagamento dei loro crediti, delle tasse. Impongono persino di usarla invece della moneta legale al di sopra di certi importi. Per giunta la creazione monetaria suddetta non è dichiarata in bilancio delle banche, sebbene sia un ricavo, e con la conseguenza che non viene tassata, che si producono buchi neri monetari e il fisco
monetari e il fisco fa finta di niente, preferendo torchiare i cittadini e soffocare l'economia. Se quella creazione monetaria fosse dichiarata e tassata, risanerebbe la banca salvando azionisti, obbligazionisti, risparmiatori e dipendenti. Porrebbe fine all'instabilità del sistema e consentirebbe massicci investimenti, oltre che ripianare i conti pubblici. C'è da riscrivere la ragioneria bancaria, questo è il punto, cambiare i manuali. Questo denaro, seppur non contabilmente visibile al pubblico, esiste, opera, circola e riaffiora qua e là, anche in mano ai clienti della banca che dice mutuatari. Però assume una caratteristica illecita, perché non risulta avere un'origine certa identificabile, come dice e ripete Marco Sala, e così viola anche le norme antiriciclaggio. Se comprendiamo tutto questo sistema monetario basato sulla creazione quasi incontrollata di moneta scritturale, di moneta simbolica, ex nihilo, allora si dissolveranno i miti, le frottole dello storytelling istituzionale. In primis, il mito della scarsità del denaro, sul quale ci tratterà, presuppongo, Nino Galloni, il mito dell'austerità, del pareggio del bilancio, il mito che le banche siano depositarie di un valore che legittimerebbe ad emettere denaro e pretendere un interesse su di esso, il mito che le banche possano diventare insolventi. Il default bancario avviene solo per scelta intenzionale di escludere una banca dal giro. Una banca è sempre in grado di rifinanziarsi se le altre banche del circuito accettano la moneta scritturale che essa crea. Quindi la complicità delle istituzioni nella messa in scena delle insolvenze bancarie e l'imposizione di bail-in e bail-out, così come in generale la scelta di lasciare la gente senza investimenti, lavoro, reddito, pensioni, col pretesto che manchi denaro, è tecnicamente un crimine contro l'umanità. In cui accordo... Bravo! Sarebbero ricercati ed arrestati a Berlino, a Bruxelles, a Washington, a Washington. E qualcuno, qualche complice anche a Roma. Da quanto sopra, arrivo alle ultime considerazioni, da quanto sopra è chiaro che una riforma del sistema monetario e bancario equivale a un rivolgimento politico generale e può essere soltanto conseguenza di un rivolgimento nei rapporti di forza materiale trasportatore di interessi confliggenti. Infatti le riforme del sistema monetario e bancario fatte dalla grande finanza recentemente attraverso le istituzioni in ambito globale, che hanno portato all'attuale assetto, finanziarizzazione dell'economia e della società, globalizzazione, concentrazione del controllo dei networks, hanno tutti accompagnato l'ascesa al dominio di quella determinata classe, ascesa resa possibile dall'evoluzione termica degli strumenti di gestione e controllo centralizzati della moneta, del credito, del rating, dell'informazione, dai quali dipendono non solo imprese private, ma gli stessi governi, gli emettenti dei cosiddetti debiti sovrani. Quindi incarnano il potere materiale di una precisa classe sull'intera società e sul diritto. È la fine dello Stato di diritto, che è sancita dalla riforma costituzionale sulla quale voteremo il 4 dicembre. A produrre le riforme strutturali costituzionali è l'evoluzione tecnica degli strumenti di controllo sociale, cioè di potere, ricchezza, conoscenza, non le idee brillanti o il risveglio popolare. Avverto di questo perché molti ingenuamente pensano, soprattutto tra gli economisti e i giuristi, che al contrario il sistema monetario e bancario possa essere corretto dall'ordinamento vigente con mezzi interni ad esso ordinamento, attraverso ricorsi alla giustizia e attivazioni democratiche, lasciando immutata la struttura portante complessiva, come se si trattasse di sostituire un'applicazione difettosa di un computer e non di togliere un privilegio a una classe che lo detiene e lo difende con la forza. Concludo. Nel secolo scorso, gradualmente, la finanza, lo strumento dell'indebitamento pubblico e privato, come strumento di controllo sociale, instrumentum regni, ha soppiantato le ideologie e le religioni in quel ruolo di instrumentum regni. Vi sono indizi che il tramonto del dominio, dello strumento di dominio finanziario della società, sia alle porte, ma questo tramonto, non illudiamoci, avverrà non grazie all'educazione finanziaria della gente o della minoranza che legge,
47% di analfabeti totali o funzionali, bensì avverrà quando un nuovo strumento sarà pronto, quando sarà pronto un nuovo strumento di controllo sociale più efficiente di quello finanziario che si sta discreditando, uno strumento che potrebbe essere una combinazione di strumenti tecnologici, biologici, informatici, elettronici, già ufficialmente preannunciati, quali l'ingegneria genetica, il tracciamento totale delle attività delle persone, delle singole persone, delle singole entità sociali, associative, eccetera, l'uso massiccio di nanomacchine, smart dust per intenderci, la robotizzazione delle forze armate che è già ufficiale nei programmi degli Stati Uniti d'America. Grazie. Ora tocca al professor Galloni che ci darà una visione storica del problema e alcune chicche che però non vi svelo. Grazie Nino. La mia ambizione stasera in circa un quarto d'ora è quella di riassumere la storia della voce. È spento il microfono. No, non è spento. Quello di riassumere in un quarto d'ora la storia della moneta del credito, cercando però di arrivare a una conclusione fondamentale in questa sede. Noi abbiamo una maggiore consapevolezza rispetto a decenni fa di come funziona il sistema bancario e di cos'è la moneta, ma dobbiamo stare molto attenti a non proporre delle riforme che invece di migliorare le cose le possano peggiorare. È questo che dobbiamo ancora confrontarci e vedremo perché. Allora, la faccio breve. Gli antichi romani non conoscevano il debito pubblico. Quando si insabbiò il porto di classe, non avevano i soldi per mandare le loro flotte dall'altro lato della costa e l'impero fu perso. Perché non avevano più oro gli antichi romani? Perché semplicemente, invece di produrre a casa loro il grano e quant'altro, lo andavano a comprare dal Medio Oriente e dall'Africa, pagavano oro, quindi l'oro rimase a un certo punto tutto là. 200-150 anni dopo, circa la fine dell'impero romano, venne fuori la rivoluzione islamica, la quale si appropriò di questo oro e lo utilizzò bene. Poi vedremo che lo risputò nel corso poi dei millenni, perché per accaparrarsi gli schiavi di cui aveva bisogno per vivere la società islamica risputarono l'oro dei romani e quindi l'Europa ritornò in auge. La seconda cosa che non avevano i romani era il credito come lo conosciamo noi. C'erano i prestiti e c'era il mutuum. Allora, il mutuum era semplicemente, infatti si chiamava mio tuo promico, senza interessi, e quindi io ti prestavo una certa quantità di moneta e tu me la ridai. In prestito, che non è il credito, questo è il punto, ovviamente, se avete capito tutto quello che è stato anche detto abbastanza bene prima di me, era denaro vero che veniva dato a chi ne aveva bisogno, a piccolo tasso di interesse annuo più o meno del 60%. È chiaro che queste sono state le due ragioni per cui è crollato l'impero romano. Si sa perché noi ci hanno imbottito la testa che si è crollato l'impero romano, perché è stata abbattuta la schiavitù. Purtroppo fu annunciata 2000 anni fa, fu annunciato il superamento della schiavitù, ma quest'ultima formalmente è stata superata un secolo fa. Fino al 1900, fino all'Ottocento, i governi, gli stati commerciavano schiavi a go-go. Andiamo avanti. Ancora oggi in maniera diversa, però formalmente c'era libertà. No, dobbiamo distinguere tra formale e sostanziale. Allora, passiamo il Medioevo, arriviamo ai grandi inventori di tutto, che sono stati i Templari. Allora, cosa è successo? Questi Templari si sono resi conto ad un certo punto era inutile far viaggiare l'oro o le monete,
si faceva una lettera, tanto loro avevano centinaia, migliaia di postazioni in tutta Europa e non solo in Europa, quindi chi viaggiava non viaggiava con 10 kg d'oro, viaggiava con un biglietto che c'era scritto vale 10 kg d'oro da Roma ad Amsterdam e potevi viaggiare tranquillo senza che ti depredassero loro. A un certo punto, e questa è la questione, questi stessi templari si accorsero che non tutti quelli che avevano messo l'oro e poi avevano ottenuto una lettera di cambio e poi lo riprendevano l'oro, ma sta lettera di cambio viaggiava a prescindere dall'oro. Risultato, l'oro era 10, le lettere di cambio 100. Siccome a un certo punto il re Filippo il Bello in combutta col Vaticano che poi ritrattò questo e quell'altro, ma insomma prendiamoci, aveva bisogno di soldi, prendiamoci tutto l'oro dei templari. I templari furono ammazzati, bruciati, eccetera, eccetera, e andarono a prendere l'oro dei templari, non c'era, semplicemente perché, non perché l'avessero portato alla Rochelle, dalla Rochelle in America, che, non, che è un falso storico, ma perché loro erano talmente ben organizzati e credibili che se per caso in un posto arrivava uno con una lettera da 10 chili d'oro e non ce l'avevano, in pochi minuti mandavano un cavaliere a prenderla nella piazza vicina e la portavano. Quindi con relativamente poco oro e riuscivano a gestire un sistema che è stato l'inizio del nostro credito. Dopodiché hanno preso il boccino i banchieri italiani, i quali avevano le monete, no? Qui stiamo parlando ovviamente di monete che avevano un loro valore intrinseco, come quelle ai tempi dei romani, quindi di oro, di argento, ovviamente, ovviamente il valore intrinseco, cioè il valore dell'oro, doveva essere di meno del valore della moneta, e la differenza fra l'oro o l'argento contenuto nella moneta e il suo valore facciale, la sua credibilità, costituiva il cosiddetto signoraggio. Ma era la vera moneta, non era la parte aurea, la vera moneta era la parte del signoraggio, in cui, come dice la parola, il signore ci metteva la faccia e se lo Stato che la emetteva era credibile, chiaramente aveva una possibilità di circolare. Le banche fecero lo stesso con le note di banco. Ciascuna nota di banco riportava un quantitativo di monete che il banchiere doveva dare. Le monete le doveva dare in cambio della nota di banco. A un certo punto, guarda caso, cominciarono a girare molte più monete, molte più note di banco, banconote ovviamente, e la, di monete non ce n'erano abbastanza. Se il banchiere indovinava di quanto poteva fare circolare la carta rispetto alla, alle richieste di conversione delle monete, aveva un grosso guadagno. Se si sbagliava e tutti andavano a chiedere le monete non c'erano, bancarotta, gli rompevano il banco, gli rompevano la testa, ma gli altri avevano fatto, avevano cominciato a fare quella che chiamiamo la, la banca moderna. Praticamente non è che è cambiato molto da allora, tutto sommato. Fino a un certo punto, vedremo il 1971, ci doveva essere o le monete che avessero copertura aurea a garanzia dei crediti, dei depositi, della, delle, delle, della carta moneta, delle note di banco, delle banconote, o direttamente oro o qualcosa del genere. In realtà nel 1971, quando i francesi prima e gli inglesi dopo chiesero agli americani di convertire, come in base agli accordi di Bretton Woods del 44, un certo quantitativo di dollari che loro possedevano in oro, Nixon gli rispose: ma io mica ce l'ho. È lo stesso gioco, cioè c'è un sottostante dietro la moneta che se è reale, per esempio in genere è stato l'oro fino al 1971, ce la siamo giocata in vari modi, andava tutto bene finché qualcuno non andava a chiederlo, o meglio, quel qualcuno aveva tutto il diritto di chiedere la conversione se era prevista, ma se tutti andavano a chiedere la conversione non ce n'era per tutti, perché la quantità che era messa sottostante a garanzia era molta di meno. Allora, Il punto fondamentale è che a questo punto entra in gioco lo Stato. Lo Stato come fa a stampare la sua moneta, che ricordo si chiamano biglietti di Stato, che non ha niente a che vedere
con le banconote. Quando ancora i saldi internazionali si dovevano fare con l'oro, doveva avere una quantità di oro a disposizione pari almeno al suo disavanzo commerciale, e comunque doveva pagare gli eserciti e altre cose internazionali in oro, ma emetteva molte di più biglietti, e questi biglietti, che poi dopo diventeranno prerogativa degli istituti di emissione, potevano essere convertiti in oro solo per i non residenti. Quindi lo Stato emetteva biglietti, emetteva moneta, purché questa moneta non potesse essere cambiata in oro dai residenti, dai cittadini. Questo si chiama moneta a corso legale. A che serviva la moneta a corso legale? A pagare le tasse. Quindi le tasse servivano per dare alla moneta una sua ragione, alla moneta statale una sua ragione, ma intanto questa era la moneta. E quando si sgancerà completamente dall'oro dopo il 1971, comincerà a circolare. A quel punto però abbiamo una moneta cosiddetta fiat, cioè che non... oggi addirittura moneta elettronica, no? Tutto il sistema si basa sul fatto che a Draghi e agli altri banchieri centrali non venga il crampo al dito. Finché non viene il crampo al dito, continuano a spingere sul computer e creano mezzi monetari, autorizzano mezzi monetari limitati. Allora, chi è il titolare alla emissione di moneta a corso legale? È lo Stato, perché è quello che chiede le tasse. Ma tutti possono emettere moneta fiduciaria. Il miracolo economico in Italia non l'abbiamo fatto con le lire, l'abbiamo fatto con le cambiali, bravo, moneta fiduciaria. Bravo. E quanto è servito allo sviluppo economico di questo paese, che è tuttora la settima potenza manifatturiera e che è stata la quarta potenza manifatturiera mondiale, gli assegni postdatati, gli assegni senza copertura dati in garanzia, Cabriolet. Queste cose erano moneta fiduciaria. Oggi queste cose si stanno abbattendo per tutta una serie di ragioni, purtroppo non c'è tempo di approfondire tutti i passaggi. Ma quello che conta è che anche le banche, stiamo dicendo, emettono una moneta che si chiama credito bancario. Non dovrebbe essere moneta a corso legale, lì c'è un imbroglio chiaramente, perché se fosse come era all'inizio nelle banche preunitarie e all'inizio dell'Unità d'Italia, che ogni banca faceva i suoi biglietti, la sua carta moneta, le sue banconote, non ci sarebbe questa confusione. Oggi invece le banche accreditano, indebitano in euro, eccetera, e non si può distinguere, anche perché i nostri stipendi, quasi tutti le nostre pensioni sono accreditate, siamo obbligati ad avere un conto corrente per vederci accreditata la pensione, per esempio, no? Non possiamo effettuare pagamenti al di sopra dei 3.000 euro, ai tempi di Monti, non a caso che era molto più banchiere di quest'altro, che se ne dica, 1.000 euro, no? Allora la banca cosa fa? La banca in realtà, la creazione di moneta, è che incredita se stessa e indebita il prenditore. Mentre quando noi emettiamo la nostra moneta fiduciaria, indebitiamo noi stessi e diamo un possibile credito a chi prende la cambiale. Quindi quando torna indietro la cambiale, io che l'ho emessa la devo pagare. La banca fa il contrario, incredita se stessa dal nulla e indebita il prenditore. Negli anni 90 le banche decidono di abbandonare la legislazione degli anni 30, che aveva assicurato un sessantennio di equilibrio e di evitare le crisi bancarie. Quindi viene eliminata la classe Stiga negli Stati Uniti, viene eliminata la legge bancaria appunto del 36 in Italia, ovviamente che sono i paladini di queste soluzioni, in Italia un certo Mario Draghi, ma negli Stati Uniti un certo Bill Clinton, e quindi è chiaro che i conti tornano, quindi si riunifica nella banca universale l'attività creditizia e l'attività finanziaria. Quindi le banche entrano pesantemente nel mercato finanziario, cominciano e vanno in borsa, emettono obbligazioni, emettono azioni, impongono ai loro clienti di comprarle. Addirittura molte banche, di
fronte all'imprenditore che chiede un prestito, per esempio, ai tempi dei tempi, di 200 milioni, parliamo degli anni 90, diceva no, io te li do, però tu devi prendere anche 200 milioni delle mie azioni. E l'imprenditore fa, come faccio? Non è un problema, io ti faccio un prestito di 400 milioni, con 200 li metti in garanzia e poi ti si valorizzano, perché negli anni 90 la borsa andava su, aumentava del 5%, quindi tutto sommato all'imprenditore andava bene, perché li aveva messi lì in garanzia ma erano suoi, e prendeva i 200 milioni per fare funzionare l'azienda. A un certo punto, nel 2001, si scopre che questo sistema finanziario non poteva più funzionare e comincia la crisi delle borse. Nelle borse operano due tipi di personaggi: ci sono le famiglie finanziarie classiche, che sono quelle che guadagnano sempre in guerra, in pace, in genocidio, in carestia, sviluppo economico, aumento dei salari, morti per fame, guerre, genocidi, va tutto bene, guadagnano sempre, la borsa da su e guadagnano, la borsa da giù e hanno le tecniche per guadagnare. Poi ci sono gli altri operatori, tra cui le banche, i quali invece guadagnano solo se le borse vanno su. A quel punto i titoli bancari non erano più buoni e quindi giù con i derivati. Perché il derivato? Perché nel breve termine io prendo il capitale dai nuovi sottoscrittori e ci pago gli interessi dei vecchi sottoscrittori. Quindi entrano in campo i premi Nobel, i grandi economisti, i centri studi, i centri di ricerca, tutti sui loro libri paga, ovviamente, tranne quei pochi che stanno dietro sto tavolo. E quelli che stanno di qua anche. I quali affermano, a partire dalla tarda primavera del 2001, il prossimo trimestre ci sarà la ripresa. L'ho detto Nuovo Modigliani, il premio Nobel, l'ha detto il centro di ricerca di Matta la Pesca. No, il prossimo semestre ci sarà la ripresa, il prossimo anno ci sarà. Nessuno spiegava niente, io ero negli Stati Uniti in quel periodo e dicevo a sta gente, ma scusate, perché fate questa previsione, ci sarà la ripresa? Ci sarà la ripresa. Non, nessuno ha mai spiegato perché, di 3 mesi in 3 mesi, di 6 mesi in 6 mesi, di anno in anno, in 15 anni, 800 mila miliardi di dollari di derivati, che non potevano essere sostenuti e quindi dovevano fare emettere derivati di secondo, di terzo grado, eccetera. Per questi altri titoli tossici parliamo di altri 3 milioni e 200 mila miliardi di dollari, dati BRI, tu hai dato dei dati molto riduttivi, BRI. Totale 4 milioni di miliardi di dollari, cioè 54 volte il PIL mondiale. Allora perché ci stracciamo le vesti se il debito pubblico di un paese una volta è il suo PIL e nessuno dice niente, che il debito del pianeta è 54 volte il suo PIL? Evidentemente ci stanno prendendo in giro. Ok, allora, anche questo sistema nel 2008 va in crisi, perché praticamente non c'è più liquidità disponibile, le banche non si fidano più fra di loro, fallisce la Lehman Brothers, dovevano fallire tutte, e invece no, entrano in campo le banche centrali, che da prestatori di ultima istanza diventano prestatori di prima istanza, autorizzano mezzi monetari illimitati senza chiedere alle banche di smetterla. Quindi si continuano a fare derivati, titoli tossici. Questo capitalismo io l'ho chiamato ultrafinanziario collateralizzato, perché si basa sulla massimizzazione nell'emissione dei titoli. Siamo governati da algoritmi matematici che servono per massimizzare le emissioni. Ovviamente per massimizzare meglio le emissioni occorre che i debitori stiano male, perché se stanno bene, pagano la cedola, ti restituiscono il capitale, è ovvio che tu ti tieni il titolo. Per farlo girare il debitore deve stare male, ed ecco la spending review e i tagli alla spesa pubblica e l'austerity. Non servono per migliorare i conti pubblici, servono per devastarli. Arriviamo al punto. Oggi le banche italiane, anche nel 2008, anche nel 2007, io nel famoso libro là, Il Grande Mutuo, l'avevo scritto già, che fanno le banche italiane per non far vedere che hanno troppe sofferenze, eccetera, eccetera? Cartolarizzano. Siccome però la crisi c'è ancora, soprattutto nel campo immobiliare, anzi il campo immobiliare è sempre il momento più sensibile dell'intera economia, nel bene e nel male, ho saputo oggi, sta arrivando BlackRock,
con miliardi e miliardi di dollari compreranno alle banche italiane i mutui deteriorati al 15% del loro valore, le aste dei vostri immobili al 25%, loro ci guadagneranno abbondantemente e la gente sarà rovinata. Allora la domanda che faccio alla classe politica, e se la classe politica è solo il Movimento 5 Stelle, mi fa piacere di farlo al Movimento 5 Stelle, vogliamo fare qualcosa per affrontare questa situazione? Vogliamo smuovere le grandi potenze finanziarie nazionali per fare un piano sociale che ci consenta di salvare questa casa? Bravo. Ringrazio il professor Galloni. Il Movimento 5 Stelle fa immediatamente sua questa futura battaglia con BlackRock. Grazie anche alle tue dichiarazioni presenteremo immediatamente un question time per sapere se il governo è al corrente di queste azioni che BlackRock, che penso che tutti conosciamo, come tutti conosciamo Norges Bank, penso, perché non so se tutti sanno, ma sia BlackRock che Norges Bank hanno insieme più o meno il 10% di Intesa San Paolo e il 10% di Unicredit. Non so se tu presento con grandissimo piacere il professor Torfason, che è professore sia all'Università di Göteborg che di Reykjavik, e lui ha presentato uno studio in questi anni e lamenta, vi chiedo infatti di mettere le cuffiette perché c'è la traduzione, lamenta la scarsa trasparenza all'interno della contabilità e dei bilanci delle banche. Su questo tema, sulla contabilità e sul bilancio delle banche, solo. E allora ci spiegherà il professore cosa ha visto all'interno di questi bilanci, e così abbiamo anche un'idea non solo nazionale ma anche estera, perché non è un tema nazionale, ricordiamolo, ma un tema internazionale. Grazie professor Torfason, se viene qui. Ciao, è tutto qua. So, yeah. Thank you very much for inviting me here all the way from Iceland. I have to state, after listening to the previous talks, that I am not participating at all in any of your constitutional changes or dovete cliccare sulla lingua. Dovete? È qui, è qui. No, non touch. Okay. Sì, sì. Vai giù, vai giù. Vai giù. Sì, sì, sì. Menù, audio. No, allora. Can I start again? Thank you very much. Dobbiamo mettere in Italia. Allora, toccando, ci siete tutti? Okay. Bisogna toccare il touch, poi c'è il menu, audio e selezionate Ita, lingua italiana. Dove c'è nel? Quindi touch, menu, audio. Audio. Ah, è lì. Ok. Ce l'hai? Go. Ancora no. Aspetta, audio, manca la lingua. Not to francese. Speak fast so you get translation, okay. But I also inglese, speak fast to get through my slides. Sì, adesso sì, grazie. Provided. It's a very complex issue, so it's hard to be brief. And my first statement in the beginning was that after listening to the translation of previous speakers is that I'm not here at all to be involved in your constitutional reforms or politics at all. I'm just trying to clarify the things from five-year research
funded by the European Union partly and in Sweden. So I just want to state that in the beginning. But in order to go to this explanation, I first would like to give a brief statement of what cash is or money, and then briefly go through the problems that we still have, and then try to give explanation with an example from the accounting, and I'm going to skip the global implication of it in respect of time, and then in the end hopefully have some proposal for better understanding, and then I look forward to the debate that we can have. So coming to Italy, I thought I would start by referring to Luca Pacioli, The Origins of Accounting, and he already saw this importance from the beginning. For business, we need basically three practical things: good bookkeeping and actually good mathematics, and then we have to arrange the transaction in a systematic way, and then thirdly, cash or its equivalent is to do any business. But notice this, I didn't find the quote in Italian, but cash or its equivalent. So Pacioli already knew that long time ago. And then, because I come from the university, very brief school book, textbook explanation. What finance students of first year learn. Operating cash flow is usually positive. A firm is in profit, operating cash flow is negative, if you're not generating cash from your operation. And this you can find in any textbook, anything business book. Then you go next to the international accounting standard, that are basically made into law in 120 countries, where they state in the standard number 7 for cash flow, banks and financial institutions, like any other firms, need cash to conduct their operations. Banks are therefore required to prepare a statement of cash flow like any other firm. So this is what the basic textbook and the basic rules tell us, and that's where I started my PhD in 2008 and looked at the cash flow. And for a normal firm, every company has to have a balance sheet with assets and liabilities, income statement with cost and revenue. And then the third statement is the cash flow statement, to describe the sources and uses of cash. And it's split in three forms: cash from financing, cash from investing, and cash from operations. And if you take the numbers from the statement and put them into a graph, you can see for a normal firm, the blue is the cash that operations is giving you. Then the green is the cash you can borrow from your bank. So on the upper side, this is the positive number. And then on the below zero line is the negative number if there's cash flowing out. So you spend money on some investment, usually, when there is a real estate fund. So then you get money from your revenue. You can get more money from your bank as a loan. And then you can spend it on some investment. And you see the lines are equal on top and bottom. Some years are smaller, some years are bigger, but it's equal coming in and out. Then you're in balance. And then when you look at the banks, this is the picture I got. Again, I didn't study the Icelandic banks at all. I was focusing on just normal banking in Scandinavia. I haven't looked at the Italian banks specifically. I'm looking at ECB now partly, but I'm excluding that for the presentation. But in the time of the study, 2011, this is how it looked like for banks. And if you remember, the blue is the cash flow from operation. And it's basically negative most of the years, except for the year 2008, actually. And this is what I try to find out and try to understand in my thesis by going through the rules and regulations, history, and the financial statements of the banks, and then interviewing 30 bankers. And here I've just added the 2 years,
during my study, and then the Castro became hugely positive in 2011 and 12. And that's a long story to explain that, but linked to the euro crisis partly. The thing is, Castro in banks is totally different from Castro in other firms. Now, it doesn't have to be mysterious. It's not just in the basic textbook. You have to understand how the banks create money. That has partly been mentioned before. And then it becomes very logical that they have negative operative cash flow, because banks that are lending money, then there is actually more money flowing out of the bank than into it. So then it's very logical that the cash flow is negative during lending growth. And then when they stop lending and people are putting more money into the banks and saving more, and the banks are not lending, then you have a huge, of course, inflow. But the problem is still... 2011-2012, appunto, non prestano più soldi e rientrano soltanto i prestiti. The crisis, of course, made some people realize that, and even admit mistakes, at least shortly after the crisis. The bankers even said in New York... in the autumn of 2008, you should have regulated us more. And then they shortly later maybe changed their mind. But and Alan Greenspan, the former governor of the central bank in the US, the Fed, said that I made a mistake in presuming that self-interest organizations, specifically banks and others, were such that they were best capable of protecting the own shareholders and the equity of the firm. It was a mistake to assume that the self-interest and the free market would provide that best. And then what has happened in the 8 years since the crisis? Krugman, Paul Krugman, the Nobel Prize winner, recently had a very good speech in Geneva last month in September, and is admitting with several other economists like Romer and more that, to a remarkable extent, policymakers and economists are still saying the same thing now as they were saying before the crisis. Things have not changed so much. And for some reason, there does not seem to be a clear consensus of what, if any, lessons we should draw from the terrible economic performance of the crisis and after the crisis. I have to state that actually the central banks saved us from the financial crisis becoming like the Great Depression in the 1930s. So we were actually saved from a lot of horrible things that could have happened by a coordinated actions of the biggest central banks of the world. And that was in a crisis mode when they were operating, improvising, and doing unconventional things. They have been doing unconventional things since 2008, things that could never have been expected or like the negative interest rate we see now and many other things that they have been done, but due to time limits I don't have time to go into that now. But that should be respected, that the central bankers have actually kept the economy of the world ongoing and kept us from going into more depression. But there is a limit to how much they can do, and there is actually a role for politics and governments as well. Another governor of a central bank, Mervyn King, the governor of the Central Bank of England, he published a book earlier this year that I'm quoting from here. He was a governor from 2003 to 2013, and then he took 3 years to think about things after he quit, and then this book I strongly recommend it. End of Alchemy, it's called. He decided to explore the flaws, both in the theory and practice, of money and banking and how they relate to the economy. He came to believe that a fundamental change is needed in the way we come think about macroeconomics, as well as the way central bank manages the economy. So there is a strong call for change in thinking. One of the best quotes from Mervyn's book is actually where he refers to a Chinese central banker that he met in 2011 after the crisis, and they were discussing the benefits of the Industrial Revolution and the market discipline. And then the Chinese central banker, unnamed, says, but
I don't think you've quite got the hang of money and banking yet. So I think we are still there. Merlin is admitting it in his book, and we are still there. We have to struggle with understanding money and banking, because that's part of the reason what got us into this trouble. And it's a complex issue. It's really a complex issue. And one of the problems is the accounting of the credit creation. I probably would not say that it misses the credit creation. It's actually capturing the credit creation, but we need to interpret it differently. We need to learn how to read the accounting statements to understand what's happening. Maybe we need to change them. That's part of the results of my thesis. Part of the problem is also that the standard rules, standard regulations, standard accounting has a problem of capturing the specialities of banks. Banks are different from other firms. There are huge economic consequences of not knowing how the operations of banks are going, and specifically the complex issue of solvency and liquidity, these two key elements. And there is a big issue or problem that has been pointed out by several renowned economists like Robert D. Turner and more, that the banks are lending a lot to each other. So interbank lending and lending within the financial system that's not going to the real economy. John Kay, another economist I can mention. This results in that a lot of the activity in the finance system is going between financial institutions and not going to support the economy. So, the way to explain these problems, and only part of the big problem that we need to work on solving, drawing on my thesis again, but first I have to mention one of the main sources there, Perry Merlin, who wrote the book New Lombard Street After the Crisis, which explains quite well the causes of the crisis. He has listed in one of his presentations the part of the problem to explain why we are in the state we are in. The fatal abstractions that modern macroeconomic thinking uses is resulting in this problem. The models assume everyone is rational and resumes representative agents. It looks through the money, the monetary view, and it doesn't include the legal foundations. So it's very important, the cooperation between economists, accountants, lawyers. It's such a complex field. The underlying key concept between all these fatal obstructions in the models is the concept of liquidity, which the customer statement is partly you thought of providing information about, but it's a very complex concept. Another key quote from Perry is that always and everywhere monetary systems are hierarchical. And I refer back all the way to Pacioli in my first slide, cash or its equivalent. So there was in the historical presentation before talk about gold. I think there's no solution in going back to gold standard. There's no solution in going back from fair value accounting, going back to historical accounting. There's no solution of going from euro back to lira or drachma or whatever. We are in the state where we are, and we have to solve things based on the state where we are. And money systems are always hierarchical. Before 1971, we had the gold on top. That was the ultimate money. And then you had, dollar, and then you had Deutsche Mark, and then you had credit card, and then you have, check account. But it's extremely important that some money is better than other money. And especially in crisis situations, that's where you find out. Coming from the country with the smallest currency in the world, I can assure you of that this will be a problem in crisis when you have a small currency. So, my explanation on only part of the problem, I cannot provide you the whole, is drawn from a thesis that was mentioned, and I showed you the graphs from in the beginning. So, I defended it 2 years ago, the empirical study was done 5 years ago, and I looked at the
the historical background of the regulations and the accounting standard, I did analysis of the actual financial statement of the banks, and then I had to find out how this negative cash flow could be explained, because the textbook couldn't explain it to me, the accounting standard couldn't explain it to me, and even the bankers couldn't explain it to me, why the numbers were negative, when I showed them. And again, famous bulletin from Bank of England that I think was mentioned by the first speaker was the last reference I put in my thesis in January 2014, where Bank of England clearly states that in the modern economy, most money takes the form of bank deposit. But how these bank deposits are created is often misunderstood. The principal way is through commercial banks making loans. So it's not how standard textbook will explain it with money multiplier or banks taking savings and then lending it. That's not how it happens in reality. Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates the matching deposit in the borrower's bank account, thereby creating new money. This is more and more becoming generally accepted now. So this was quite controversial when I was working on my thesis and until 2014. The reality of how money is created is often today differs from the description found in some economic textbooks. So again, I thought that there were people from the bank, Central Bank of Italy here, so I thought this would not be such a controversial issue anymore. But anyway, part of the results of my thesis, I have to speed up now due to time, was referring to Antti Halteen, the chief economist of Bank of England, that we need a new banking regime for banks. And now I'm more coming to the results of maybe that's too much. You know, we can use the accounting system as we have it, but we need to learn how to read the numbers differently. Then the key issue, which I will show you with the examples afterwards, is the lending, netting and funding, key concepts in the cash flow of banking. I want to point out two important points. On the balance sheet side, the balance sheet expanded when banks create more money, when they create new loan and the deposit. The balance sheet of the banks expands. And then, of course, asset quality is the key issue. And you have to remember that the capital requirements, the new rules, the Basel III and all this, the capital requirements are on the liability side of the balance sheet. But the reserve requirements are on the asset side. So this is often messed up in this question. And the retained earnings are contributing. È folle, semplicemente folle. È una truffa. And so then we have to work on maybe developing new cash flow statements for banks, for the new accounting regime for banks. Now, let me go back to the teacher mode and give you a short lesson in accounting of banks. With a very simple model, where we simplify the world again like economists, based on the fact that the graph that I showed you in the beginning, and here are just the numbers of the, pushed the wrong buttons, based on the numbers behind the graph that I showed you in the beginning, that the numbers were negative most of the years. The yellow is the negative. So in order to understand how it could be negative, is to look at a very simplified model of a world, first with one bank and one customer, and you have the starting balance sheet on the top, and then you have the lending activity taking place, and you have a new balance sheet at the end. So this is a 1 year where only one loan is made in the bank, so I take the picture in three slides now. The top part with the balance sheet of the bank, the equity is 200 and the reserves in the central bank is 200, and then you have 1800 in loans to customers, and you have deposits and other borrowing on the liability side. The important thing is to remember that the asset of the bank is the loan. Everything is mirrored in a bank compared to a normal firm. So the liabilities of the bank is the deposit. So when you take, if you get the money, if you find the money on the ground, or you get the money from inherited from your grandfather, and you go with it to the bank and put it into the bank is not keeping it, but
but it goes into the liability side of the bank because you are actually lending the money to the bank. That's the deposit. The deposit that you put your money into the bank is funding for the bank, so it's on the liability side of the bank. So this is the mirror side of the, how they create money out of nothing, ex nihilo, out of thin air. That's because the loan that the bank makes is an asset. When you sign the loan contract, that becomes the asset of the bank. On your balance sheet, if you're a firm or a private person, of course, the loan is on your liability side, and the money you get, the money you borrowed, is on your asset side. But your balance sheet mirrors the bank's balance sheet. So that's why, that's how they can create the money out of nothing, because the loan, when you sign the promise to pay back the loan, that's their asset, that's your liability, and the deposit is created as a deposit account, which is your asset and their liability. So no problem with one bank making one loan, extending their balance sheet. So I added just 100 to loan to customer and 100 to deposits, and the balance sheet is in balance, and it's now 2,100 and not 2,000. Extension of balance sheet in very simple terms. The problem arises when you realize in reality that you cannot create endless amount of loans. That may be some bankers thought sometime. The problem arises when the customer takes out the money. Then you need to fund it. But that's not such a big problem if all the banks are extending the balance sheet at the same time. So now in my model, think of a world with two banks and two customers in each bank. Same exercise as I showed you before. Bank A, or Bank 1 and Bank 2, both extend their balance sheet by lending to the customer. That's customer A in Bank 1 and customer C in Bank... Customer A in Bank 1 and customer D in Bank 2 are both getting a loan. And then they are buying houses or spending the loan by buying something from another customer in another bank. Customer A in Bank 1 buys a house from customer C in Bank 2. And customer D in Bank 2 buys a house from customer B in Bank 2. So basically what happens when both banks extend the balance and create new money and the customer spends the money in another bank, if this is equally distributed and if this is taking place approximately, but think of it for simplicity terms of two customers only, the borrower in Bank 1 spends it to C, and the customer C in Bank 2 keeps it as a deposit. And the same thing in Bank 2, the borrower D pays back to customer B in Bank 1, who puts it, the money into its deposit. So if you think that the bank needs to fund it and send the money to the other bank, but the other bank also made a loan and needs to send that money to the first bank, they don't have to send any money at all because they both owe each other, you know, same amount. So they clear the books, they close the system at the end of the day. So the money that they were supposed to send and the money that they were supposed to send equals out to approximately zero. So no funding needed if everyone is giving new loan, everyone is extending balance sheet. And this is the net. Now the next stage is a little bit more complex world, where one bank is giving loan to customers, but the other bank says, no, I'm not going to give any more loan. I think this is something, housing boom or whatever. I'm going to be responsible now, stop lending. I'm not going to extend my balance sheet anymore. And the customer, we call it customer E now in Bank 3, is buying a house from customer F in Bank 4. But Bank 4 is not extending the balance sheet to give any new loans to customers. So there's an imbalance in the system. But what happens in this simplified world with two banks? To close the book at the end of the day, Bank 4 has to lend money to Bank 3 to net out the flow.
So instead of giving money to customers, the bank gives money, lends money to another bank. So that's the interbank lending. And that's fine when there's trust in the system and everyone is lending to each other and everyone is willing to lend to each other. But when banks don't want to lend to each other, then we have the crisis, when trust disappears. So instead of netting the flow between themselves, they need to fund each other. And this explains partly the huge lending between financial institutions instead of to the real economy. Then I will not go into derivatives and more complicated things. But this is very important to get these fundamentals to understand the problem. And it's not the solution to just, you know, create more and more money, because even though that we accept the general knowledge now that banks create money out of nothing and they can create money, of course there is a limit to how much money they can create. Otherwise there will be a crash. And then there is the lender of last resort in the central banks who steps in. If we accept that there can be increased money supply, and there are discussions now, helicopter money or new money, there is limit to how much that can be. And that's the debate and the difficult discussion. We know there's no problem of creating 100,000 euros that will not create inflation, and banks have been creating much more than that. And 1 trillion euros is maybe too much, but you know, where is the number in between, where it's acceptable? Because if it's gone too far, then that will, like history tells us, create hyperinflation or something like that. But that old historical knowledge that has been, like, in the mainstream, decided so that we could not at all accept any increase, there is something in between, and that's where the debate should be. That's my main point. Now, for the way forward, how to solve then this issue, I refer to Bill White of OECD here. He is calling for a paradigm shift, and that's maybe too strong, but he's saying that we need to think about the economy and policy and this interplay, and further the legislation and the implementation of the policies. Finally, we need a political will. So he is strongly putting his words to the parliaments and politicians and governments, because the central banks have been saving us since 2008, for almost 4 years now, 8 years now, and that cannot be the only solution. They can only buy time. Central banks can, you know, save us from crisis and continue to save us from crisis, but at a certain point, politics has to step in. And he says clearly, time is up now. So, banking is changing, definitely. In the current state, we have new rules and regulations. I think the banking union is actually a very good way forward, even though we can debate certain aspects of it. But the new rules are based on the last crisis, and they are making sure that we will not end up in the same crisis as last time. Next crisis will probably be somewhat different, but there are very good parts in these new rules that are coming. But there are flaws also, and there are things that they miss. And then the whole issue of shadow banking, I'm not talking about, I'm excluding that now, but that's a huge issue. The capital flows, especially if you're not in the euro area, and the quality, both of the asset quality and the accounting and audit quality, these are all issues that are heavily being worked on now. And macroeconomics is in a huge change mode now. So a lot of things are changing. Then a few thoughts I want to point out in the end, just for the debate and discussion. The old Gresham law from 1579, that the tendency for bad money to drive out good money out of circulation is very good to have in mind. And I'm quoting Yanis Varoufakis, a good economist that used to be a finance minister in another country. I think it's very important to remember that point that he points out, that the notion that money can be administered apolitically is dangerous folly of the grandest magnitude. Money and politics is always related. We have to accept that fact, realize that fact, then we have to deal with it, and make laws and rules and regulations. But
But thinking that we could make up a monetary system that's not I'm referring to ideas like Bitcoin or something like that. I mean, that is not the solution. And in the end, when we are thinking about paradigm shifts, new economic thinking, changing the system, it's always very good to go back to old books. So I refer to Perry Merling's books of New Lombard Street that he wrote in 2011 after the crisis, and that's in his title, of course, referring back to the old book of Walter Boshoff from 1873, which is called The Lombard Street, because that's the street in London where all the banks are, and it's called Lombard Street because it's referring back to Lombardy in Italy, the origins of banking and the origins of accounting. It's all coming from here. But Boshoff said in this great book that I recommend, and I will just point to the last part of the quote because I've gone over my time. Money will not manage itself, and Lombard Street has a great deal of money to manage. And that's important to keep in mind. Thank you very much for... following me on Twitter. I think I got introduced to this conference on Twitter, so that's my last one. Che dire, sempre più interessante questo dibattito, questa conferenza. Ora vi presento un mio collega, si chiama Daniele Pesco, e fa una presentazione, anche noi abbiamo qualcosa da dire sul tema. E iniziamo con Daniele. Buonasera a tutti, e grazie per l'attenzione e grazie per essere ancora qua. Cerco la mia presentazione e ve la mostro. Eccoci. Alcuni degli argomenti che tratterò ora sono già stati trattati dai miei predecessori. Non ho l'arroganza né le capacità tecniche per riuscire a spiegarvi tutto nel modo più corretto possibile. Scusatemi, vi volevo chiedere, volevo dire una cosa. Abbiamo per i giornalisti, solo per i giornalisti, dei fogli che ci avete chiesto sugli abstract, su quello che dice, che avrebbero detto i relatori. Ve li abbiamo messi qua davanti, quindi sono a vostra disposizione. Scusami. E spesso inizio i miei interventi dicendo che il nostro sistema bancario è basato sulla fiducia. Noi portiamo i soldi in banca avendo la fiducia che la banca ce li restituisca prima o poi, e la banca ci dà dei finanziamenti sperando, e dandoci fiducia e sperando che poi noi li restituiamo. Ecco, proprio per questo fatto probabilmente si è avuta una così grande espansione monetaria, e probabilmente anche per questo fatto vi sono parecchi problemi nel sistema bancario, visto che molti soldi non sono tornati. Ma andiamo avanti. Volevo parlare di creazione di moneta attraverso i depositi sui conti correnti. Un'altra cosa che vorrei dirvi prima dell'introduzione di questi argomenti è riferito ai bollettini di Banca Italia, che potete tranquillamente trovare su internet, e troverete che l'anno scorso sono stati erogati circa 1.200 miliardi di finanziamenti a fronte di 1.400 euro di depositi. Ecco, noi abbiamo in mente che i finanziamenti si facciano grazie ai depositi. E quindi come ci spieghiamo il fatto che ci siano stati impiegati più soldi rispetto a quelli depositati? È già questo un fatto che potrebbe allarmarci un pochino. Ma pensiamo a una cosa: anche se le due quantità, cioè i depositi e gli impieghi, fossero della stessa cifra, se avessero la stessa quantità, ecco che anche lì ci sarebbe comunque un problema. Perché se noi tutti andassimo in banca a ritirare i nostri soldi, ecco che questi soldi non troveremmo, perché sono stati prestati proprio a qualcun altro. E da qui ci rendiamo conto che il nostro sistema non è basato sulla moneta contabile, sulla moneta vera, è tutto praticamente creato un po' grazie ad algoritmi automatici, ma soprattutto grazie alla contabilità bancaria. E andiamo avanti. Quindi come funziona il prestito? Funziona grazie ai depositi creati dai cittadini e imprese che depositano presso le banche i loro averi. Le banche cosa fanno? Utilizzano questi soldi, così ci dicono, per prestarli ad altri cittadini. Ebbene, ma prestano la stessa quantità di soldi? No,
sicuramente ne prestano molti di più. E noi ci chiediamo, ma quante volte di più prestano questi soldi? Tante volte. Com'è possibile? Grazie ad uno strumento chiamato riserva frazionata. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Penso che molti di voi già la conoscano. Però, ecco, la cosa importante su cui vorrei soffermarvi, su cui ho discusso prima con un professore che alla fine se n'è andato, il fatto è questo. Purtroppo, noi siamo qui, no, non siamo qui, no, noi fortunatamente siamo qui per parlare di questa materia. Una materia che ai più è sconosciuta. Quindi è importante far capire a tutti i cittadini, visto che le banche siamo costrette a utilizzarle, come funziona il sistema bancario. Quindi per questo noi vogliamo fare questi incontri, non vogliamo cambiare il mondo, ci piacerebbe cambiare il mondo, ma dobbiamo iniziare innanzitutto da portare la conoscenza a più persone possibile. Provo a spiegarvi che cos'è la riserva frazionaria. La riserva frazionata. In parole povere, una parte dei depositi va tenuta come riserva. Scusatemi, abbiamo un regolamento della BCE, ormai comunque è superato, che fissò questa riserva al 2%. Andiamo avanti, vediamo come funzionava. Data la riserva del 2%, tramite una semplicissima formula, scopriamo che cos'è il moltiplicatore monetario, ossia l'inverso, quindi l'1 fratto questo coefficiente della riserva frazionata, ci dà un valore pari a 50 volte, è un'operazione matematica molto semplice, un rapporto 1 fratto la riserva ci dà un numero molto più grande che ci rappresenta il moltiplicatore monetario. Quindi la nostra base monetaria viene moltiplicata grazie al fatto che le banche trattengono una piccolissima parte di ciò che noi depositiamo e tutto il resto lo prestano. Noi pensiamo che magari il nostro istinto ci fa considerare che magari questo prestito si fermi lì. In realtà noi questo prestito lo ridepositiamo in banca, a sua volta genererà un altro deposito, le banche metteranno da parte un'altra piccola percentuale e li ripresteranno nuovamente. E adesso andiamo a vedere come. Quindi cittadini e imprese, facciamo un esempio, depositano 100 euro in una banca, la banca ne mette 2 a riserva e ne riprestano 98 ad altri cittadini. I cittadini li porteranno in altre banche, da questi 98 queste banche ne porranno sempre il 2% a riserva, quindi 1,96, ne presteranno 96,04 e andremo avanti così. Altri depositi, altre riserve, altri prestiti, altri depositi, fino a quando si raggiungerà praticamente quel coefficiente che abbiamo detto prima, cioè fino a 50 volte se la riserva frazionata è del 2%, arriveremo a 5.000 euro partendo da esclusivamente 100 euro. E qui iniziamo a capire che cosa vuol dire espansione della base monetaria. Andiamo avanti, noi abbiamo provato a fare due esempi simili a quelli che ha fatto il professor Torfason e abbiamo preso praticamente delle attività molto semplici per semplificare l'attività bancaria. Quindi abbiamo costituito una banca attraverso 1 milione di euro, a questa banca abbiamo fatto comprare dei BTP per lo stesso valore, abbiamo inventato dei finti clienti che hanno versato su queste banche due valori di depositi, 70.000 euro e 30.000 euro, e abbiamo fatto erogare dei mutui a questa banca da 100.000 a 120.000 euro. Poi ci sono stati dei 6 circolari che hanno sottratto soldi alla banca perché sono i soldi dei mutuatari che sono usciti, ok, 80.000 euro e 70.000 euro, e poi sono arrivati altri 80.000 euro da una Z immobiliare, un cliente della banca. E poi c'è una parziale restituzione del mutuo, prima attraverso le rate e poi attraverso un grosso bonifico che per una parziale restituzione del mutuo del signor Rossi. Quindi su questa banca la cosa che andiamo a, diciamo così, a osservare più da vicino è il fatto che i due mutui vengono erogati su conto corrente della stessa banca. La banca dopo, la banca prova 2, è simile, solo che notiamo che l'erogazione dei mutui viene effettuata invece su conti correnti di altre banche e poi bene o male l'attività è molto simile a quella della banca 1. Abbiamo provato a fare le scritture contabili, abbiamo provato sia di banca 1 e banca 2, abbiamo fatto il bilancio di banca 1 e banca 2, di che cosa ci siamo accorti? Ora, questa vuole essere la base e lo spunto di studi in più approfonditi. La cosa di cui si è reso conto in modo più emblematico è il fatto che subito ci siamo accorti che banca 1 e banca 2, sulla banca 1, laddove sono stati creati i
finanziamenti su conto corrente della stessa banca, ecco, notiamo che la banca non va in crisi di liquidità. Anche se eroga più soldi di quelli che ha in cassa, ebbene, visto che i conti correnti sono all'interno della stessa banca, i conti correnti dei clienti che chiedono il mutuo, quella banca quel giorno lì non ha crisi di liquidità. Invece la banca dopo, la banca 2, e lo vediamo nei due cerchietti, che eroga finanziamenti sui conti correnti dell'altra banca, ecco, in questo momento questa banca sicuramente, quindi dove, alla data in cui ho messo la freccetta, quindi al primo di aprile, praticamente avrebbe la difficoltà di ottemperare appunto alla liquidità interna della banca, quindi dovrebbe per forza fare riferimento, diciamo così, al mercato overnight per trovare dei finanziamenti e riuscire ad andare avanti nella sua attività bancaria. Non vi tedio oltre con le altre cose sul bilancio, perché sono esempi comunque simili a quelli del mio predecessore, ma vorrei andare avanti sulla parlare ancora della riserva frazionata. Ebbene, in Europa, regolamento, quello che vi ho detto prima, il regolamento del 2003 l'ha fissata al 2%, poi che cosa è arrivata? È arrivata Basilea 3. Basilea 3 ha rinnovato questi indici patrimoniali, partendo proprio dalla leva finanziaria, e impone che una banca disponga di attivi liquidi di qualità fissa oltre alla riserva frazionata altri due coefficienti molto importanti, uno è il coefficiente di liquidità a breve termine e uno è il coefficiente di liquidità a lungo termine. Questo ci vuole far capire che Basilea 2 e Basilea 3, adesso andremo a vedere che cosa sono, hanno praticamente reso più severi i regolamenti bancari. Però dovremmo iniziare a chiederci chi ha deciso questi regolamenti bancari, e lo vediamo ora. Ebbene, Basilea 3 praticamente ha creato delle regole che, grazie a degli accordi internazionali, sono diventate delle vere leggi, prima a livello europeo e poi a livello italiano e di tutti gli stati membri. Questo cosa ci vuole far capire? Ci vuole far capire che le banche, perché al contrario di Basilea, lo vediamo in seguito, la domanda è chiara, Basilea chi è costui? Tranquillamente su internet potete trovare tutte le informazioni che volete, ma è giusto ricordare il fatto che il Comitato di Basilea è nato nel 74 in seguito ad una crisi bancaria di una banca tedesca, ed è partecipato praticamente dalle più grandi banche centrali del pianeta. E praticamente all'interno di questo comitato vengono decise quali sono le regole a cui il settore bancario mondiale deve attenersi. Su questo penso che sia abbastanza corretto. Ora, noi dovremmo però capire il fatto che all'esterno del nostro paese vengono decise delle regole che incidono in modo drastico anche sul nostro paese, sulla nostra economia. E dobbiamo essere contenti di questo? Probabilmente no, perché ogni paese, ogni nazione ha una sua economia che dovrebbe essere tutelata da legge dello stesso Stato, e quindi questo ci fa capire che forse una certa autonomia monetaria ogni paese dovrebbe averla. Purtroppo non è tutto globalizzazione. Queste regole monetarie decise dalla BCE sul settore, dalla Comunità di Basilea sul settore bancario, sono norme che sono negli anni diventate sempre più severe. E lo vediamo attraverso i coefficienti che hanno anche creato, dei coefficienti nuovi che prima non esistevano neanche, sono stati creati, e impongono alle banche di rispettare i coefficienti dei requisiti patrimoniali sempre più stringenti. In Italia abbiamo una situazione un pochino particolare, banche in crisi che non sono state all'altezza, nella loro complessità, di riuscire a rispettare questi obblighi patrimoniali decisi da chi abbiamo visto, dagli stessi banchieri nazionali, dai governatori delle banche centrali. Andando avanti, la guardiamo da qua. Il Comitato di Basilea quindi ha reso sempre più severe queste norme bancarie, e quindi cosa è successo nel nostro paese?
abbiamo avuto una stretta del credito. Questo perché? Perché eravamo abituati ad avere delle banche che emettevano crediti con moltissima facilità, avevamo un'economia abituata a ricevere quella mole di crediti, poi però sono arrivati appunto dei sistemi, dei requisiti patrimoniali più stringenti, stretti del credito, perché le banche non hanno avuto la stessa possibilità di emettere credito rispetto a prima, e quindi questo ha comportato minori investimenti. Minori investimenti, quindi crisi economica. E chi è iniziato a cedere per primo? Logicamente le strutture più piccole, quelle meno finanziate. E da qui è iniziato praticamente il processo della crisi economica. L'aumento costante dei crediti deteriorati, anche per altre ragioni riferite alla crisi. Però sui crediti deteriorati, secondo me, andrebbe aperta comunque anche una parentesi sul fatto che le nostre banche sono forse state guidate in un modo, diciamo così, forse un po' troppo allegro negli ultimi anni. Vi è stata una gestione particolarmente, diciamo così, caratteristica, che ha fatto in modo che molti crediti fossero erogati senza le dovute garanzie. Questi crediti spesso non sono tornati indietro, e anche questo ha creato gravi problemi alla nostra economia. Ebbene, le banche quindi si sono trovate più in difficoltà a rispettare questi coefficienti patrimoniali, e abbiamo visto molte banche chiudere. L'esempio delle quattro banche salvate in modo finto dal governo l'anno scorso ci ha fatto capire come quelle banche non erano più in grado di rispettare dei coefficienti rinnovati da pochissimi anni. Quindi avevamo delle banche abituate a mettere credito in un certo modo, ma a un certo punto è arrivato il regolatore a dire che questi crediti non potevano essere più erogati in quel modo, che bisognava stringere i rubinetti, ma il nostro sistema bancario non era ancora abituato a quei coefficienti. E così, cosa è successo? Le banche, quelle un pochino più in crisi, quelle un pochino più piccole, hanno iniziato a chiudere. E questo che cosa ci ha portato? Ci ha portato a insolvenze delle banche, a chiusure e fusioni bancarie e a centramento del potere bancario. Quindi quello su cui vi voglio far riflettere oggi è che forse il regolatore non ha avuto solo il compito di dare sicurezza al sistema bancario, forse, secondo me, vi è anche un certo spirito di iniziativa finalizzato a mantenere un certo potere sulla gestione del credito e della moneta. Grazie. Eccoci, ora passo la parola a una ricercatrice molto conosciuta della rete, Nicoletta Forcheri. Ciao Nicoletta! Lavorerei con delle tabelle, giusto? Ci presenterei delle tabelle e ti lascio la parola. La farfalla della moneta creditizia, farfalla, perché è un battito da farfalla che sta provocando una serie di catastrofi nel tempo e nello spazio. Un semplice battito di farfalla, poi farfalla perché fa fallimento, fa fallire, sta facendo fallire, diciamo, con i finti fallimenti delle banche, e fallire il nostro comunque paradigma sociale. Cos'è questa falla che fa farfalla? È il fatto che praticamente dalla nascita delle scritture contabili, con il sorgere dei banchieri mercanti in quel di Firenze, Venezia e Genova, si ha a che fare con delle scritture appunto che fanno come se la moneta, pongono la tensione sullo scambio tra crediti e debiti, e come se la moneta, siamo in un sistema come se la moneta non esistesse, un sistema dove la moneta è fantasma. Siamo come quegli eschimesi che, circondati da neve da mattina a sera, non hanno la parola per citare e descrivere la neve. Ora, noi sappiamo che gli eschimesi hanno almeno 10 parole per descrivere 10 tipi di neve. Noi non abbiamo neanche una parola contabile, ontologica, filosofica, semantica, giuridica, per definire la moneta. Perché la moneta, sin da quell'epoca lì, cioè dall'epoca
del 300, 400 in Italia, e nasce con la nota di banco come travestita da titolo. Quindi la contabilità non prevede la nascita della moneta dal nulla, siamo in quel che si diceva allora e anche adesso un regime di moneta merce, ma che moneta merce totale non fu mai, anche perché l'oro non può mai avere valore intrinseco, perché il valore non è mai intrinseco. Già all'epoca infatti la moneta, le monetine d'oro e d'argento depositate nei caveau delle banche o dei banchi, praticamente era una moneta collegata, il cui valore era collegato a quella moneta immaginaria di cui ha parlato prima l'onorevole Siviglia, moneta immaginaria descritta da Luigi Einaudi in un saggio del 1930, la moneta immaginaria da Carlo Magno alla rivoluzione francese. Quindi anche quando avevamo il bimetallismo, l'oro e l'argento, il valore della moneta era sempre convenzionale. Comunque la nostra moneta nasce come una unità di conto, una scrittura contabile che la copertura in oro serve solo a garantire, cioè a infondere fiducia, ma è solo putativa. Laddove si dice copertura, si dice automaticamente fallimento, perché laddove si dice copertura non è mai successo nella storia che questa copertura fosse tale, nel senso è sempre automaticamente, sistematicamente superata. E infatti ad esempio lo fu con il primo grande crack di una compagnia bancaria della storia, come ad esempio la prima di una lunga serie fino adesso, il crack dei Bardi, Peruzzi e Acciaioli, i quali fallirono non già per un credito deteriorato, il credito incagliato del re d'Inghilterra, fallirono perché i veneziani che avevano prestato loro ai Bardi ti ritirarono le loro biglie, esattamente come sta succedendo adesso, che le nostre banche falliscono perché i veneziani di adesso, che si nascondono dietro a società di comodo sempre loro nel Delaware, queste società di comodo che controllano il cartello delle banche dealer, queste qua decidono, come ci spiegherà Govoni, di svendere o di vendere allo scoperto, comunque decidono di ritirare le biglie perché decidono che quelle banche lì devono fallire. Perché quelle lì? Perché quelle popolari? Perché quelle popolari danno fastidio, cioè perché quelle popolari, quelle di credito cooperativo, cooperazione sancita comunque dalla nostra Costituzione, danno fastidio per la concezione della persona. Questi nominees, questi invisibili, questa mano invisibile che agisce dai comodi paradisi fiscali, preferisce l'anonimato delle società per azione, ok? Quindi le banche popolari devono sparire, essere fuse, incorporate dentro alle SPA, perché indicano una timida strada di quello che dovrebbe essere. Quindi questa piccola falla che fa sì che la moneta sia invisibile ci porta ad altre falle a catena, due falle principali contabili, poi altre falle giuridiche, poi illogicità, sofismi linguistici del tipo la BCE che definisce, nel definire gli aggregati monetari, dice che gli aggregati monetari sono tutte liabilities, tutte passività con un grado alcolico, un grado di moneyness, cioè si inventano persino la parola. Le sono passività con un grado più o meno di monetabilità. Che vuol dire? Si può arrivare. Praticamente la moneta deve sparire. Perché deve sparire? Perché la moneta è quell'unica cosa che io posso avere in tasca, nella borsa, in una cassa, o anche nella mia cassa, che deve essere il mio deposito, e che appartiene a me e che non devo a nessuno. E quindi qua c'è un attacco alla proprietà.
moneta privata. Ecco, allora, queste due falle contabili sono, da una parte, la mancata iscrizione appunto della moneta creata, e poi spiegherò come si può fare. L'altra falla è quella di mettere il deposito al passivo. Questa cosa di mettere il deposito al passivo è praticamente un arresto di quella abitudine di copertura, la quale in un sistema completamente fiat va eliminata, va eliminata la riserva, perché noi adesso siamo in un regime fiat spurio, nel senso che nel 1971 è stato sì eliminata l'aggancio all'oro della banconota dollaro, però in realtà contabilmente noi siamo sempre in un regime di moneta merce, per questo che è così essenziale cambiare la contabilità. Quindi, allora, nella mia ricerca ho cercato di capire cos'è che differenzia la moneta dal titolo. Quello che differenzia la moneta dal titolo, c'è il codice civile. Il codice civile non definisce la moneta, però fa come se, diciamo, sottintende che la moneta è una cosa fungibile. Comunque traspare dalla lettura del codice civile che la moneta è un diritto reale, oggetto di diritto reale, è assoluto, e soprattutto un diritto erga omnes, non scade come il titolo. Il titolo invece è relativo e scade. Nelle IAS 7.6 si definiscono i cash and cash equivalents, che Tofason prima mi guardava per sapere come si traducono. In italiano sono stati tradotti in modo veramente perfido, perché cash e cash equivalents è stato tradotto con disponibilità liquide ed equivalenti. Ora, cash e cash, cash e cassa o contante? Contante, noi abbiamo la parola contante, noi abbiamo inventato la contabilità e noi adesso ci mettiamo a fare gli inglesismi, cioè gli anglicismi, di tradurre cose che poi vengono dalla nostra cultura, tradurle in un senso assolutamente diciamo supino ai banchieri. Quindi cash e cash equivalents sarebbero i contanti e affini. Contanti affini sono stati tradotti in, sono stati definiti dallo IAS 7.6, cioè le norme internazionali che man mano si stanno delineando e imponendo senza passare dal Parlamento, cosa gravissima, i contanti strettamente parlando, cioè i contanti alla mano, monetine. Mutuatari, sapete che ci sono 15 milioni di mutuatari in Italia. Quando il mutuatario restituisce le rate, queste banche fanno una struttura contabile che è crediti alla clientela a deposito alla clientela, cioè quando al signor Rossi, mutuatario, gli danno un mutuo di 100.000 euro, contestualmente fanno questa scrittura: crediti alla clientela a deposito alla clientela per 100.000 euro. Quando il signor Rossi inizia a restituire le rate mese per mese, le quote interessi vengono dichiarate nel bilancio della banca, quindi vanno, conquistano dei ritagli. Se la banca ha fatto questa iniziale struttura, questa iniziale struttura di partita doppia, le quote capitali non trovano più per la ragioneria collocazione nel bilancio della banca, per cui dove vanno? Confluiscono attraverso i conti di transito in istanze di compensazione internazionali, e da lì confluiscono negli hedge fund. Negli hedge fund azionisti, azionisti, questi azionisti sono gli stessi azionisti. E quindi cosa succede? Succede che quindi questi 10 fund hanno una liquidità enorme che purtroppo poi utilizzano anche contro le stesse banche. E abbiamo proprio fatto recentemente, perché purtroppo ci siamo accorti che a gennaio, dopo che erano state pompate le azioni delle banche italiane per circa un anno, a partire da gennaio vengono pompate le banche, gennaio del 2015, le azioni delle banche italiane vengono pompate al rialzo. Come fanno? Proprio un'azione che si chiama pump, si fanno
fanno acquisti che li chiamano lo scoperto, ma in realtà sono acquisti dove si acquistano azioni facendoli, ma qui sono grandissime quantità, quindi le pompano a rialzo senza guardare i fondamentali. Quindi quando erano ben pompate, poi vanno il 15 gennaio, sono andati dalle stesse banche e si sono fatti liquidare. Le azioni erano liquide perché erano belle alte, si sono fatti liquidare e quindi immediatamente dal giorno dopo le banche italiane hanno perso capitalizzazione, perché è chiaro, se gli azionisti, gli 10 banche, sono andati lì, si sono fatti liquidare, il giorno dopo hanno perso capitalizzazione, quindi sono diventate rischiose. E da lì hanno iniziato a fare vendite allo scoperto. Vendite allo scoperto, cosa significa? Vendono senza possedere i titoli. Se li fanno prestare da altre banche e le vendono. Oltretutto, cosa succede? Che non c'è assolutamente controllo. Allora, voi sapete che nel 2008, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, hanno cambiato tutto. Hanno capito che il sistema non si poteva autoregolamentare e quindi le autorità di vigilanza degli Stati Uniti hanno deciso di prendere in mano la situazione. E quindi nel 2008, nell'ottobre 2008, la Fed, che aveva in riserva 800 miliardi di banconote contanti, è intervenuta sulle banche e ne ha nazionalizzate gran parte. Così anche il Regno Unito ha nazionalizzato le due principali banche, Barclays e Royal Bank, sono nazionalizzate, e così anche Bank of America, Merrill Lynch, è diventato a una partecipazione del tesoro del 2009, era già aumentata del 36%, quindi è un sistema che ha capito che cosa hanno fatto poi nel 2011-2012, sono informazioni che vengono trasmesse dall'ANSA, ma poi spariscono subito, i giornali non le riprendono, perché purtroppo abbiamo un'informazione, c'è stata una ricerca che afferma che come libertà di informazione siamo al 90° posto, perché come si sono insinuate nelle banche, queste spande si sono, attraverso interposte persone, in realtà studi legali come questo si sono insinuati anche nei nostri giornali, quindi le controllano totalmente, quindi l'informazione non è libera. Quindi quando noi abbiamo la cosa pazzesca è che quando ci sono questi rally di borsa, non è vero nulla, la borsa cresce, quindi, e danno quindi l'informazione. Noi abbiamo visto che nella notte tra il 23 e il 24 giugno, hanno venduto allo scoperto 60 miliardi di titoli bancari italiani che il giorno dopo sono crollati. Li hanno venduti allo scoperto, hanno dato invece la colpa alla notizia del Brexit al mattino. E quindi le borse dicono: no, hanno venduto tutto quella mattina lì. No, li hanno venduti nella notte. Li hanno venduti nella notte, hanno un sito dove si coordinano in tempo reale. È chiaro che l'hedge fund che decide di vendere MPS allo scoperto e lo vende, ma un altro lo compra, l'azione si compenserebbe. Se, se io vendo MPS per allo scoperto, insomma, l'hedge fund, e vendo allo scoperto 1 miliardo di euro. E poi un altro fund invece fa l'azione contraria, le operazioni si compensano e quindi il titolo MPS non ha nessuna oscillazione. Quindi hanno necessità di coordinarsi in tempo reale e utilizzano un sito nelle Isole Vergini dove si coordinano e vedono quello che fanno l'un con gli altri, e quindi in tempo reale si vede proprio quello che fanno e spostano ogni punto percentuale, sono espressi in centesimi di punto, sono un movimento di $500. E quindi noi abbiamo visto, abbiamo subito notato questa cosa e l'abbiamo fatta presente, abbiamo fatto un Q-Time, e l'onorevole Alessio Villa Rosa, l'onorevole Pesco, abbiamo fatto un Q-Time, abbiamo chiesto quindi una spiegazione al MEF su queste vendite allo scoperto. E la cosa pazzesca, ora ve la faccio vedere, è questa. La cosa pazzesca è questa. Come? Rispondo immediatamente, sono state inibite negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Là non è possibile fare vendite allo scoperto dal 2008, perché vige la regola del T-cap, cioè non è possibile puntare allo scoperto, cioè puntare sul ribasso del titolo prima di un ulteriore rialzo. Quindi praticamente sono inibite. In Italia non c'è nessun controllo. Le vendite allo scoperto sono consentite. Oltretutto, la cosa pazzesca, che si vede dal sito della Consob, chi può... Ve lo mostro subito.
se no i guadagni come lo fanno? Devono far guadagnare anche, allora, quelli che operano in borsa. Dopo il full time che abbiamo fatto, lo vedete qui, ora ve lo ampio, guardate le prime quattro date, 2014-2015, quindi la Consob aveva ricevuto, sì, anche perché la Consob non ha un potere ispettivo, a differenza delle autorità di vigilanza statunitense e del Regno Unito che hanno un potere ispettivo, la Consob non ha un potere ispettivo, quindi può solo ricevere segnalazioni, se viene fatto chiaramente, ma però si possono autosentare con una lettera raccomandata dal fare la segnalazione, questa è la cosa pazzesca. Ma cos'è che possono segnalare alla Consob? Attenzione che chi facesse una vendita allo scoperto Naked in Germania, Naked vuol dire, perché addirittura arrivano all'eccesso, che non si fanno neanche prestare i titoli, ma creano società che fingono di prestare i titoli. E poi li vendono. È chiaro. Quindi, se avvenisse una cosa del genere in Germania, la Merkel lo inseguirebbe il venditore allo scoperto finché non la prende. Ok? Quindi, Renzi, non saprà. Allora, dopo il full time, sapete, allora, i primi due anni, 2014-2015, tre segnalazioni, vedete, no? La banca che ha fatto, cioè l'intermediario, perché questo è l'intermediario, attenzione, non è l'hedge fund che ha fatto la Intermonte Sim S.P.A., è l'intermediario che agisce per conto dell'hedge fund, quindi non si vede l'hedge fund, fa una venta allo scoperto su Cogeme, quindi vendere la scoperta vuol dire giocare sul crollo del titolo in realtà sociale. Io, banca, io hedge fund, vinco se quel titolo crolla. Cioè lo vendo stanotte a 100, vendendolo chiaramente il titolo giorno dopo crolla, per acquistarlo a 80, guadagno 20. Sono guadagni pazzeschi nel corso di una notte. Di solito lo fanno nel weekend, quando le borse sono chiuse, la borsa in generale è chiusa, ma utilizzando il fuso orario, ci sono 7 borse, per cui 23 ore su 24 è possibile farlo. Quindi cosa succede? Succede che qua hanno segnalato tre vendite ho scoperto in due anni, dopo full time, la Consob ha chiesto, mandatemi tutte le segnalazioni, 91 segnalazioni di vendite allo scoperto in atto da giugno a ottobre, questo è 91 vendite allo scoperto in atto contro titoli bancari italiani per farlo crollare, contro società di primissimo ordine quotate in borsa, qui la Cucinelli, azienda di lusso, del lusso italiano, quindi stanno giocando per far crollare titoli bancari italiani. Perché una volta crollati se li possono acquistare. Voi sapete che quando un titolo bancario, allora prendiamo l'NPS, nel 2007 l'NPS, l'azione dell'NPS valeva 87 euro, ora vale 0,23 centesimi. Vuol dire che chi avrebbe investito 87.000 euro nel 2007 oggi perderebbe 230 euro. Quindi, quindi cosa succede? Succederà probabilmente quello che è accaduto con Lehman nel 2008. Lehman aveva queste, tanto Lehman aveva 70 miliardi di superiority bancari. Immaginatevi che MPS ne ha 47, Intesa ne ha 80 miliardi. Quindi la fecero fallire perché il Lehman si era concentrato in eccesso. Cioè c'erano manager e avevano un milionario stipendio bonus, quindi era diventato insostenibile con queste perdite continuare a pagare queste impattature di milionario stipendio bonus. Prendendo manager bancari, nell'associazione italiana, c'è questa ricerca fatta dalla Fondo Monetario Internazionale di circa due o tre mesi fa, che ha analizzato il sistema bancario italiano dicendo che in Italia ci sono 750, la ricerca del Fondo Monetario Internazionale, ci sono 750 istituti, in cui i membri del CDA sono 15, mediamente, che prendono mediamente 750.000 euro all'anno più bonus, e solo, e di questi solo 1 su 10 sono banchieri, gli altri sono politici.
questo, no? Politici. Quindi non fu trattativa Stato. Vale a dire mafia uguale, eh? È uguale. Più seria. Anche politica. Banchieri internazionali e politica. Banchieri internazionali e politica. Quindi è stato un patto banchieri internazionali e politica. E noi ci stiamo accorgendo che quando andiamo a esaminare ho fatto le sette degenerazioni della creazione elettronica del denaro, che prende piede in Italia, quindi le banche porta proprio a una creazione del territorio, perché la banca nel 1992 era costretta proprio dalla legge bancaria a raccogliere, prima è arrivato di Battista, l'hanno via subito, a raccogliere 100, lo raccoglieva con i premi assicurativi, avevamo l'IRI che era facendo il collettore, quindi aveva le tre assicurazioni, quattro assicurazioni, Toro, Alleanza, Ina e Generale, che erano dell'IRI, faceva da collettore e poi quindi quello che raccoglieva lo dava alle tre banche, Comit, che ora corrisponde esattamente a Intesa, Territoriale Banca Roma, che ora corrisponde esattamente a Unicredit, quindi faceva da collettore, rappresentava queste tre banche il 78% del patrimonio bancario italiano, quindi detenevano quindi questo determinava anche un controllo pubblico di banca locale. Queste banche purtroppo sono state privatizzate nel 1992, la legge, io sono contrario al fatto che determinati provvedimenti siano presi da poche persone, dovrebbero essere invece votati, perché creano una distorsione enorme. E un provvedimento come quello che fu introdotto con la legge 35, che è quello di trasformare gli enti pubblici in SPA, ma tra gli enti pubblici c'erano le tre banche che rappresentavano il 78% di tutte le assicurazioni, quindi hanno creato tutti i presupposti perché questi hedge fund si inserissero, quindi proprio con la quotazione in borsa, si inserissero poi attraverso interposte persone fisiche, in realtà sugli legali, nel capitale delle banche per godere di questo enorme business che deriva dal fatto che, quindi, a partire dal 92, mentre prima la banca del 92 guadagnava la differenza tra l'8% che prendeva dal mutuatario e il costo della raccolta, che era il 4%, guadagnava il 4%, a partire dal 92, quindi la banca è diventata il 100% della rata. Questa è la cosa che dobbiamo. Allora ci si potrebbe chiedere se per il mutuatario cosa cambia, che abbia creato la banca o l'abbia preso nei suoi fondi. Per il mutuatario purtroppo cambia tutto, perché questo dà origine a comportamenti di tipo predatorio, perché nel momento innanzitutto cambia tutto per il risparmio, perché se la banca non è più vincolata al vincolo temporale raccolgo per prestare, cioè raccolgo a 15 anni, premi assicurativi a 15 anni, per poi prestare a 15 anni, ma il prestito lo posso creare con un click. Io banca, vedo del risparmio lì, me lo prendo, me lo arraffo, così mi tolgo il problema di doverlo restituire, me lo arraffo. Quello che il signore lì, benissimo, ha 100.000 euro sul conto, gli farò in modo, gli darò qualche bel bond, un po' così, qualche my way, qualche numero rilassante, glielo do, lui ci investe e poi perde il capitale. My way. 92, come sapete, un'altra degenerazione, una di questa, ve la faccio vedere perché... Ti ricordi di Bond? La l'azienda della banca, una delle prime che ho fatto in questo sistema bancario euro-dollaro, questa, vedete, proprio là, il 29 giugno 92, questa è una truffa, e sapete che era una truffa contrattuale, finanziamento ai marchi tedeschi dalla Cassazione, 43.147 del 2009, e così... Non bisogna mai fare i nomi, Cassa di Parma e Parma Piacenza, 10.000 imprese furono indebitate in marchi tedeschi. Io sono in grado ora di spiegare nei tribunali e immediatamente le banche che hanno fatto questa cosa la stracciano e la riuscitano alla luce, perché così è, cioè, il cliente purtroppo non entra in nulla, ha problemi di liquidità, quindi non procede con la questione penale.
finale, una volta che è risarcito, finita lì. Ma questa è una truffa colossale che è stata ripetuta nel 92, ancora prima nel 87 con i mutui netti, non so se vi ricordate, 92 i finanziamenti ai marchi tedeschi sono derivati in valuta, nel 2008 in yen giapponese, nel 2015 in franchi svizzeri. E ho impiegato però 17 anni a capire queste cose, per capire i derivati sulla valuta 17 anni, per capire i derivati sul tasso 20 anni. Perché è euro, però ora riusciamo a spiegarvi in 3-4 minuti e tutti voi li capireste. Vi spiego il derivato, il meccanismo che sottostà ai derivati sul tasso. Ve lo spiego così. In 2-3 minuti, quello che ho spiegato esattamente 20 anni, voi lo capirete in 2-3 minuti. Anche vedere in 6 job è molto negativo. Come? Fai vedere in 6 job il documentario di Ferguson, lega la crisi del prezzo del 2008. Era il documento sul tasso, non mi scusi. E quello. No, era un tipo. Eccolo qua, lo mostro, è questo qua. Questo sulle variazioni del tasso ufficiale di settembre. Vi faccio ritornare 2 minuti. Mi chiedo uno sforzo storico, vi faccio ritornare al 1992. E siamo il 29 gennaio. Non mi avete invitato, però io il libro lo regalo qua. Non sarà l'ultimo. Non sarà l'ultimo. Vabbè. Il 29 gennaio viene messa la legge. Questo è un abecedario. Serve per far capire a chi non sa niente. Grazie. A 7 giorni, 8 giorni di ritardo, con tutta l'attenzione mediatica. Viene emanata la legge 82, con cui viene conferito, è una legge devastante, viene conferito al governatore di Banca d'Italia il potere esclusivo di variare di suo pugno il tasso. E lo parlerà senza il tasso. Leggilo che può essere il compendio di tutto quello che è stato detto anche stasera. Entra in gioco il turno, è la stessa cosa. Il tasso di finanziamento della BCE, quindi vedete che nel 92 il tasso era il 15, poi è calato adesso lo 0, quindi variò sempre il suo pugno a ribasso, contestualmente vennero piazzati al tesoro dello Stato derivati sul tasso con clausola killer, Banca Vince Sasso Cala per 120 miliardi di euro, furono colpiti e arrivati sul tasso nel 2001, 735 comuni, questo è un rapporto del Comando Superiore per la Finanza di Ostia, 735 comuni, sempre con causa killer, Banca Vince Sasso Cala, 44 province su 99 e 12 regioni, creando una perdita già debitata sul conto del tesoro di stimabile in 500 miliardi di euro. Questo è. Quindi hanno creato un sistema di cifre per indebitarci, dove queste società che hanno piazzato questi derivati sono 20 banchi d'affari con partecipazioni, poi sembra 10 fund anglo-americani e caucasici. Quindi bisogna pensare che per arrivare a una. Come hanno fatto negli Stati Uniti, che hanno capito che le loro economie stavano per essere distrutte da questi fondi speculatori, hanno preso in mano le autorità, hanno preso in mano, voi sapete che solo nel Regno Unito ci sono contenziosi contro le hedge fund di 360 miliardi, cioè stato britannico, cominciava un contenzioso per 260 miliardi di euro. Quindi c'è una situazione di presa di posizione da parte dello Stato che ha voluto un po' privatizzare tutto meno che le banche e l'ente dell'energia perché altrimenti gli Stati vengono schiavi. Credo che questo intervento un po' di spunti qui ce l'abbiamo cose da verificare e di controllare che non sapevamo, io ho scoperto con i relatori tante cose che mi hanno permesso di fare, spero, un buon lavoro. Io vi chiedo scusa
Intanto vi ringrazio perché è veramente stato bellissimo come l'evento, poi ognuno... purtroppo alle 8 i commessi devono andare via, alle 8 dobbiamo... siamo andati un po' lunghi, i relatori quando abbiamo saputo che le